Allora, pronto? Per favore, possiamo cominciare. Buonasera a tutti. Vedo che siete abbastanza numerosi. Pensavo anche di più, perché fino a qualche ora fa era tutto esaurito. Però evidentemente all'ultimo momento, come al solito, molti hanno rinunciato. Comunque, la partecipazione mi sembra abbastanza numerosa. E credo davvero che questa volta sia dovuta alla importanza e all'attualità dell'argomento, oltre che ovviamente dalla qualità dei relatori. Ecco, e non soltanto per acquisire dei crediti formativi. In proposito, volevo soltanto dirvi 2 minuti. Il Consiglio dell'Ordine è stato costretto ad aprire 87 procedimenti disciplinari a carico di colleghi che non hanno raggiunto il numero previsto per legge dei crediti formativi. Finora il Consiglio dell'Ordine di Modena ha deciso per una specie di indulto, di amnistia, con una certa delibera di abbonare, di soprassedere a quelli che hanno l'85% dei crediti che sarebbero obbligatori. E questi 87 procedimenti verranno però celebrati qui ancora da noi entro quest'anno. Attenzione, colleghi, perché da quest'altr'anno, per l'ultimo triennio, quindi che se non sbaglio è quello di 2013, 14, 15, i procedimenti disciplinari per chi non ha raggiunto il numero verranno trasmessi d'ufficio al nuovo Consiglio di Disciplina a Bologna, del quale io sono stato designato a far parte, ma questo non significa niente, quindi io non so che cosa succederà, quindi avvocati di Bologna, di Piacenza, di Parma. Per quest'anno lo facciamo noi. Per quest'anno, salvo vedere caso per caso, le sanzioni saranno ancora non quelle effettive, saranno quelle formali, magari di ammonimento, di censure. Tenete presente che molti consigli dell'ordine hanno applicato addirittura la sanzione della sospensione nei casi ovviamente più gravi, ma alcuni già di colleghi modenesi hanno zero crediti. Ora, zero crediti effettivamente sono un po' pochi. Comunque, detto questo, l'argomento, voi sapete, è quello del concordato cosiddetto in bianco o con riserva, ho detto anche prenotativo, che voi tutti sapete di cosa si tratta. Cioè la presentazione della domanda in base al sesto comma dell'articolo 161 della legge fallimentare, entrato in vigore nel 2012, che consente all'atto della presentazione, o più precisamente della pubblicazione nel registro delle imprese, di anticipare gli effetti protettivi che si avrebbero con la presentazione della domanda completa. Poiché voi sapete che la preparazione di una domanda di concordato presuppone un lavoro preparatorio importante, gravoso e abbastanza lungo, ecco che esce questa norma per dar modo all'impresa di essere protetta anzitempo e di riuscire con più calma a predisporre la domanda. Certo, questo si presta anche a degli abusi, è guardato un po' con sospetto spesso dall'autorità giudiziaria e serve soltanto a volte a procrastinare o differire un confronto con i creditori o addirittura una dichiarazione di fallimento. Comunque, insomma, sul punto comunque i relatori vi intratterranno, certamente meglio di me. Arrivederci, buonasera. Allora, buonasera a tutti, grazie a tutti. Io dico intanto che faccio una cosa pericolosissima, cioè parlare prima di Danilo Galletti, che parlare prima di Danilo Galletti è normalmente molto pericoloso perché dopo ci viene infilzati come degli spiedini. Ma pazienza, mi accingo a fare questo. Allora, proviamo. Il concordato con riserva è stato introdotto dal nostro ordinamento, da una riforma del 2012 e ha una serie di funzioni. La prima è quella della prevenzione dell'insolvenza. La seconda è quella del favor per la continuità dell'attività di impresa. E quel favor per la continuità dell'attività di impresa evidentemente si ottiene nel nostro ordinamento retrodatando gli effetti di cui l'articolo 168 della domanda di concordato completa e quindi retrodatando gli effetti protettivi che normalmente vengono prodotti dalla domanda di concordato vero e proprio nel momento dell'iscrizione nel registro delle imprese.
del divieto per i creditori di dar corso e proseguire azioni esecutive e della connessa inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte 90 giorni anteriori al deposito del ricorso, esentando dalle azioni revocatorie gli eventuali pagamenti e permettendo in linea di principio che i crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore siano prededucibili ai sensi del 111. E qui, tra l'altro, dopo farò alcuni cenni, se ce ne sarà il tempo, a un decreto che, grazie a Dio, che era stato introdotto nel nostro ordinamento, Destinazione Italia, mi sembra che si chiamasse, che poi è stato espunto velocemente dall'ordinamento. Dunque, durante questa fase, la tutela dei creditori è garantita dai controlli dell'autorità giudiziaria sull'attività dell'imprenditore. Oggi l'autorità giudiziaria può anche nominare, già nella fase del concordato in bianco, e quindi nella fase con la quale l'autorità giudiziaria fissa un termine per il deposito della domanda, un commissario giudiziale. Io dico subito che il ruolo di questo commissario giudiziale è un ruolo, secondo me, ibrido, nel senso che la norma sul concordato in bianco non richiama il 167, non richiama la norma generale sul concordato. Quindi questo è un commissario che non deve vigilare sulla procedura, forse secondo il dato testuale delle norme, un commissario che non deve vigilare sulla procedura come deve fare, come vigilare il commissario sullo stato della procedura. Alcuni autori, tipo Ambrosini, invece ritengono che la norma debba considerarsi implicitamente richiamata, però la verità è che la vigilanza totale del commissario nella fase del concordato in bianco non è nelle norme. Sicuramente invece il commissario ha il controllo sul compimento degli atti fraudolenti non autorizzati, perché questo le norme ce lo dicono espressamente, e quindi ha il dovere di riferire al tribunale perché il tribunale dichiari improcedibile la domanda anche nella fase del concordato in bianco, oppure solo però se c'è un'istanza del pubblico ministero o dei creditori il tribunale dichiari il fallimento. Il tribunale di Modena ha anticipato in qualche modo il legislatore, perché già prima dell'introduzione del 2012 di questa riforma sul concordato in bianco usava nominare gli ausiliari sotto, indicandoli e giustificando la loro presenza in forza dell'articolo 68 del codice di procedura civile. La verità è che quando si vedevano questi primi provvedimenti ci chiedevamo che cosa fosse questo ausiliario, poi il legislatore invece ha seguito questa impostazione. E qui adesso io forse comincio a dire delle cose, cioè la mia impostazione, il mio approccio al concordato in bianco è un approccio, lo dico subito, è un approccio tendenzialmente positivo, cioè io considero il concordato in bianco un istituto serio, funzionale, sacrosanto, anche se poi, e quindi ne darò, dirò che è una cosa seria sostanzialmente. E tendenzialmente io poi sono anche molto diffidente sull'abuso che la giurisprudenza fa della nozione di abuso del concordato in bianco, perché secondo me le ipotesi di abuso del concordato in bianco vero e proprio sono veramente poche. L'istituto del concordato in bianco, si legge tra l'altro nella relazione iniziale, è un istituto che noi riprendiamo dal Bankruptcy Code, dalla legislazione federale in materia fallimentare degli Stati Uniti, in particolare la parte più famosa, anche si legge sulle cronache dei giornali quotidiani, è il Chapter 11, e l'automatic stay là rappresenta, negli Stati Uniti, rappresenta il principale strumento per consentire la ristrutturazione e il risanamento dell'impresa al fine di salvaguardare la continuità e i valori aziendali. L'automatic stay è un effetto automatico nel Chapter 11, che inizia con la petition, col quale l'imprenditore dichiara di essere in uno stato di tensione finanziaria e di voler ristrutturare il proprio debito. La cosa particolare è che se avete voglia di navigare su internet, vedete che queste petition, le petition anche di Lehman Brothers per intenderci, sono dei moduli prestampati con i quali, io scherzando, dicevo, per farsi rimborsare 50 euro dagli uffici amministrativi dell'università si fa molta più fatica. Le petition con le quali sono partite le vicende Lehman Brothers e la vicenda Chrysler
sono tre paginette prestampate con le quali si chiede alla Bankruptcy Court del South del distretto di New York di dare inizio a questa fase della procedura. Per dare l'idea quindi dell'importanza dell'istituto di cui stiamo parlando, che secondo me talvolta viene svilito a livello nazionale nella sua funzione, ripeto, soprattutto da certa giurisprudenza, è l'istituto col quale abbiamo visto risolvere la vicenda Lehman Brothers, è l'istituto che è stato utilizzato anche in Chrysler, è l'inizio di quell'operazione che ha portato, per intenderci, al debutto lunedì scorso a Wall Street di Fiat Chrysler Automobiles, e quindi oggi noi siamo quotati in qualche modo nello New York Stock Exchange anche grazie al concordato in bianco del quale stiamo parlando oggi. L'emersione anticipata della crisi, della difficoltà di adempimento, e operando una protezione del debitore durante la fase di preparazione del piano, è, abbiamo visto, il primo obiettivo. Poi ci sono una serie di conseguenze che nascono da questa cosa. La prima è la possibilità, lo indico con un punto interrogativo, dello scioglimento dei contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione del ricorso, ovvero della sospensione. Io, di tutto questo ci parlerà la dottoressa Mirabelli. Poi la possibilità di accedere alla finanza interinale durante la preparazione del piano e durante la negoziazione dell'accordo, cioè sostanzialmente di accedere alle disposizioni dell'articolo 182 quater, oppure le disposizioni in tema di finanziamento della continuità aziendale 182 quinquies. E questo per dire che in realtà l'approccio a questo istituto, che è vero che è disciplinato negli ultimi quattro commi dell'articolo 161, ma in realtà fare un approccio sistematico di questo istituto è abbastanza complesso. C'è un'altra conseguenza del deposito della domanda di concordato in bianco, cioè che è la sospensione delle cause di scioglimento della società per perdita del capitale e per gli obblighi di ricapitalizzazione del concordato finalizzato alla liquidazione. Qui però bisogna stare attenti, e dobbiamo stare attenti tutti, che in realtà questa sospensione delle cause di scioglimento per perdita del capitale delle società non fanno, mi sembra, venir meno il fatto che al verificarsi di una causa di scioglimento gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini dell'integrità e della valorizzazione del patrimonio sociale. E quindi in realtà gli effetti di cui all'ultimo comma 2486 si producono lo stesso dalla perdita del capitale. Questa norma, poi non è il caso di parlare in questo caso, è molto diversa dal divieto del vecchio divieto ante riforma del 2003 di nuove operazioni. Che cos'è la fase di concordato in bianco? Cioè, quello che mi chiedo, e non penso che abbia solo una valenza terminologica, è se questa fase di concordato in bianco, quella fase che va dal deposito della domanda di concordato in bianco alla richiesta al tribunale di assegnazione del termine per depositare la domanda, sia una procedura concorsuale vera e propria oppure sia qualcosa di diverso. Siamo già in procedura o no? Sicuramente c'è una valenza terminologica delle cose che sto dicendo, però forse non solo, perché intanto il legislatore talvolta la qualifica come una vera e propria procedura, proprio in quel benedetto articolo 11,4 del decreto destinazione Italia, poi abbreviato, sul quale, se abbiamo tempo, farò cenno dopo. Il legislatore qualificava la fase del concordato in bianco come una vera e propria procedura. Una vera e propria procedura di concordato, confermando l'idea che mi pare che il fatto che siamo di fronte a una vera e propria procedura di concordato possa essere confermato oggi dal fatto che nella nuova versione del concordato in bianco ci può essere da subito, lo dicevo prima, la nomina di un commissario giudiziale e poi dalla implementazione degli obblighi informativi che sono stati introdotti dopo il 2012.
Tutto questo farebbe pensare che siamo di fronte, se non a una nuova, a una fase del futuro concordato preventivo. In realtà si potrebbe andare in questa direzione anche attraverso altri elementi testuali. Cioè, se leggiamo il combinato disposto degli articoli 111 della legge fallimentare, che dispone che sono prededucibili i crediti sorti in occasione e in funzione delle procedure concorsuali, e il settimo comma dell'articolo 161 della legge fallimentare, quello destinato a disciplinare il concordato in bianco, per intenderci, dove dice che i crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111, si potrebbe pensare che se sono prededucibili ai sensi del 111 appunto i crediti sorti in occasione delle procedure, se il concordato in bianco, nel concordato in bianco i crediti sono prededucibili, allora anche il concordato in bianco è una procedura. Questo ragionamento solo apparentemente tiene, e quindi non ho soluzione a quello che sto dicendo, perché in realtà c'è un problema di compatibilità logica tra quello che sto dicendo e il fatto che il sesto comma dell'articolo 161 permette che, in alternativa al deposito del ricorso contenente la domanda completa nel termine che viene assegnato al debitore, in realtà si possa depositare un accordo di ristrutturazione dei debiti. E allora, se così è, non è più vero che siamo in una fase della procedura di concordato, e se siamo in una procedura, siamo in una procedura che è qualcos'altro, probabilmente, sia dal concordato preventivo, sia rispetto al concordato preventivo, scusate, per cercare di rispettare i tempi, sto parlando impropriamente, sia rispetto al concordato preventivo che all'accordo di ristrutturazione dei debiti. Che cos'è il ricorso? Io qua mi perdonerete, io dirò anche alcune cose in una banalità sconcertante quando dico che dopo la riforma del diritto societario e forse dopo le sezioni unite 1521 del 2013-2012, non mi ricordo più, ormai è chiarissimo che la domanda, che il concordato, che la struttura della domanda di concordato, che l'accesso alla procedura di concordato definitiva è spezzata tra una domanda di accesso alla procedura, che è l'istanza rivolta al tribunale attraverso il ricorso, l'istanza rivolta al tribunale di ammissione e anche di omologazione successiva del concordato. Il ricorso, materialmente, perché talvolta le norme sul punto non sono chiarissime, è, usando un linguaggio televisivo, il format nel quale inseriamo la domanda. Poi c'è la proposta, che è quella rivolta ai creditori, contenuta nella domanda, che è costituita la proposta che si fa al ceto creditorio con le modalità quantitative, qualitative e temporali di soddisfacimento dei crediti. Altra cosa ancora diversa, le sezioni unite sotto questo profilo sono chiare, è il piano, ovvero lo strumento idoneo a perseguire gli obiettivi delineati, cioè l'insieme delle attività che l'imprenditore si propone di ottenere, si propone di mettere in opera per ottenere i risultati di cui è la proposta. Io qua dico una cosa poco politica, forse. In realtà, quando facciamo un piano, quando si fa un piano, è un progetto, quindi non c'è poi nessuna necessità stringente che questo progetto produca. Deve essere credibile, deve essere possibile di realizzazione nel momento in cui lo si studia. Nessuno chiede che la quadratura del cerchio e nessuno chiede l'impossibile. Che cosa dobbiamo allegare al ricorso del concordato in bianco, almeno nel mio modo di vedere? Poi la dottoressa Mirabelli magari, anzi, mi correggerà di sicuro. Beh, intanto, anche se mi sembra che non ci sia nelle norme, una visura camerale, perché dobbiamo dimostrare la competenza del tribunale e dobbiamo dimostrare di essere di fronte e dobbiamo dare la possibilità al tribunale di farci di dire che siamo di fronte a una società commerciale non piccola, fallibile, se no il tribunale non sa se è di fronte a un soggetto di questo tipo. Anche su questo punto c'è chi in dottrina invece dice che questa è una valutazione che il tribunale in questa fase non dovrebbe fare. A me sembra però una forzatura.
i bilanci degli ultimi tre esercizi in analogia a quanto prevede la legge, l'articolo 14 della legge fallimentare per il deposito della domanda improprio, e qui si pone il problema: ma se siamo di fronte a una società che non deve depositare i bilanci nel registro delle imprese ma è tenuta solo a rendiconto, cosa si fa? A me sembra che in questo caso bisogna predisporre, se non sono già stati predisposti, delle situazioni patrimoniali e dei conti economici sottoscritti dall'imprenditore, perché a quel punto no, se no non c'è nessuna riferibilità oggettiva all'impresa, e probabilmente bisogna probabilmente dare anche al tribunale l'indicazione che siamo di fronte a delle a una situazione economico patrimoniale che è conforme alla scrittura, alle scritture contabili. Bisogna fare una dichiarazione di non aver già presentato una domanda di concordato in bianco alla quale non abbia fatto seguito, questo ce lo dice la norma, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione. Ecco, e io qua mi fermo un momento e dico già una cosa che secondo me la dottoressa, sulla quale la dottoressa Mirabelli è d'accordo. Se il caso in cui venga depositata una domanda in bianco in una situazione nella quale era già stata depositata una domanda in bianco al quale non aveva fatto seguito, è uno dei pochi casi, anzi nel mio modo di vedere, devo essere onesto, praticamente l'unico, di abuso della domanda di concordato. Tutto il resto, ne stavamo dicendo prima, è un'altra cosa, cioè è l'uso della domanda di concordato in situazioni nelle quali è palesemente inammissibile. E quando dico questo, per esempio, io faccio l'esempio di certa giurisprudenza che voi sapete che, cancellata la società dal registro delle imprese, la società può fallire solo nell'anno successivo. Trascorso quell'anno il tribunale non può più dichiarare il fallimento. La legge fallimentare ha creato un cortocircuito con la cancellazione e questa norma, perché in realtà molte società sono andate a cercare, soprattutto nei gruppi, per tagliare rami secchi le cancellazioni delle società figlie non particolarmente virtuose per pulirsi, eccetera. Ecco, in questi casi talvolta la domanda di concordato in bianco è stata utilizzata da alcuni professionisti per far decorrere l'anno, cioè ci si rendeva conto che si era in pericolo di subire cancellata la società dal registro delle imprese nell'ultimo periodo prima della decorrenza dell'anno un'istanza di fallimento e si depositava una domanda di concordato in bianco. La giurisprudenza ha detto no, questo è un uso abusivo del concordato in bianco. Non, a mio, adesso sto andando naturalmente con l'accetta, ma questo non è un uso abusivo della domanda di concordato, non è un abuso del concordato in bianco, è semplicemente un concordato in bianco palesemente inammissibile, perché la quale di una società già estinta, già cancellata, senza più personalità giuridica, e di andare è semplicemente qualcosa che non può essere e quindi deve essere dichiarato inammissibile semplicemente perché da quella domanda in bianco di una società già cancellata dal registro di imprese non può scaturire sicuramente né un accordo di ristrutturazione né una domanda di concordato preventivo. Ultima cosa che deve essere depositata, ultimo documento che deve essere depositato con la domanda di concordato in bianco è l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, e anche qua forse si può pensare di indicare già nel dare al tribunale l'indicazione della consistenza e della qualità del passivo della società, di appunto indicare anche la qualità, cioè si può ipotizzare di separare già i crediti per loro natura, per dare l'idea di quale sarà il contenuto della domanda. In questo ricorso naturalmente ci si riserva di presentare la proposta ai creditori, il piano e la documentazione della domanda completa in un termine fissato dal giudice fra i 60 e i 120 giorni e prorogabile in presenza di giustificati motivi di ulteriore 60 giorni. Qui dico una cosa che andrebbe motivata in maniera completamente diversa, ma da come lo farò. A me pare che nel momento in cui si chiede al tribunale un termine superiore a 60 giorni, in realtà questa richiesta vada motivata e quindi in realtà cominciamo a essere costretti a comunicare al tribunale qual è, che cosa intendiamo fare il giorno dopo. È chiaro che questa, vi sto dicendo le cose in maniera molto semplicistica, ma
già la richiesta di un termine superiore a quello di 60 giorni implica la necessità di una domanda in bianco che non si limiti alla richiesta, alla mera richiesta di un termine. Dopo la riforma del 2012, in realtà questo termine che il Tribunale concede con le modalità di cui vi ho detto prima, è un termine che il Tribunale può abbreviare, cioè costituisce adesso, dopo la riforma del 2012, un provvedimento provvisorio, e quindi il Tribunale, anche d'ufficio, se si rende conto che non sta per essere, che non è stata posta in essere, non sta, che l'imprenditore non sta ponendo in essere l'attività necessaria per il deposito di una domanda di concordato completo in un accordo di ristrutturazione, può, sentito il debitore, il commissario giudiziale, revocarlo. In realtà si è dato, e continua ad andare con l'accetta al Tribunale, la possibilità di revocare la concessione del termine e di innescare i meccanismi successivi. Altro problema, vado veloce, perché è quello se anche con riferimento alla domanda di concordato in bianco sia necessario l'approvazione sottoscritta a norma dell'articolo 152 della legge fallimentare, cioè la determina di un amministratore unico con un verbale notarile, oppure il verbale del consiglio d'amministrazione notarile. La legge non lo dice, il 161 sesto comma non richiama questa necessità. Il Tribunale di Modena mi sembra che abbia detto di sì, almeno in una prima versione, cioè richiede la necessità del verbale del notaio depositato e iscritto nel registro delle imprese. È vero, la lettera della norma ne è chiara sul punto, però è vero la considerazione secondo la quale il deposito di domande concordate in bianco è un atto talmente importante, perché è destinato di per sé a cambiare i rapporti fra debitore e relativi creditori, e quindi è logico pensare che un atto così importante debba passare attraverso una specifica deliberazione fatta davanti a un notaio. Poi c'è una norma che onestamente io non sono mai riuscito a mettere del tutto a fuoco, cioè l'ottavo comma del 161, dove dice che il Tribunale può in ogni momento sentire i creditori. Non riesco solo a capire che sicuramente questa norma ha connota, inquina, come dico io, ma anche questo non è molto elegante, con un profilo pubblicistico. Ma poi faccio un istituto che nasceva almeno nella mente del legislatore con connotazioni contrattuali, che lato senso contrattuale, che pian piano mi sembra stia perdendo con l'evoluzione della disciplina. Faccio fatica a mettere a fuoco la funzione del fatto che il Tribunale possa in ogni momento sentire i creditori, ma la funzione di questa audizione, la norma che è nella norma. Se pende una procedura di fallimento, è chiaro che il concordato in bianco, spesso corriamo a depositare le domande di concordato in bianco anche in quando abbiamo ricevuto, nel momento in cui abbiamo ricevuto un'istanza di fallimento, in questo caso la domanda di concordato in bianco non può ottenere in prima battuta se non un termine minimo di 60 giorni. A me pare che prorogabili poi in un secondo momento di ulteriori 60 giorni. A me pare, e anche qui sto dicendo una cosa che mi rendo perfettamente conto possa destare perplessità, però che il deposito della domanda di concordato in bianco non precluda, in pendenza di una procedura fallimentare, forse a maggior ragione in pendenza di una precedente procedura fallimentare, l'applicazione dell'articolo 15, ottavo comma della legge fallimentare, cioè non precluda al Tribunale la possibilità di emettere provvedimenti cautelari e conservativi per tutela del patrimonio dell'impresa oggetto del provvedimento. Sono questi provvedimenti cautelari e conservativi che hanno per loro natura un'efficacia limitata alla durata del procedimento fallimentare, e nel procedimento fallimentare vengono confermati o revocati con la sentenza di dichiarazione di fallimento, ovvero revocati con il decreto che la rigetta. Nel caso in cui ci sia una domanda in bianco, il Tribunale, nel momento in cui poi
ammetterà la procedura di concordato preventivo, probabilmente dovrà provvedere anche su questi provvedimenti. Però io non vedo nel sistema una contraddizione che non permetta di pensare che il Tribunale rimanga padrone di questi poteri cautelari. Poteri cautelari che tra l'altro ci sono analoghi nella legge sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. La domanda di concordato incompleta è inammissibile quando nei 2 anni precedenti è stata depositata un'altra domanda di concordato con riserva alla quale non abbia fatto seguito o l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'ammissione all'accordo di ristrutturazione dei debiti. Io qui vorrei dire però che una volta che è spirato il termine concesso dal Tribunale per depositare la domanda definitiva, non è che succeda nulla, necessariamente succeda qualcosa di particolare, perché sarà sempre possibile, anche una volta che è spirato il termine, depositare una domanda di concordato completa o domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno 60% e compagnia bella. Questo lo dico perché in realtà spesso si ha la sensazione che l'esito negativo della domanda di concordato in bianco sia un esito scontato che debba portare necessariamente ad una dichiarazione di fallimento. Non c'è nulla di tutto questo nella mente del legislatore. Tra l'altro, ecco, io il dubbio invece che avrei, e a questo do risposta negativa, è quello, se il dubbio che ci si può porre invece è se si possa nei 60 giorni, una volta aver depositato la domanda del concordato in bianco, depositare un preaccordo di ristrutturazione, cioè non far seguire alla domanda di concordato in bianco una domanda di concordato completa o un accordo di ristrutturazione, ma far seguire a una domanda di concordato in bianco invece un preaccordo di ristrutturazione dei debiti. Non c'è un divieto nelle norme di un'attività di questo tipo. Io vi esonero però dai conti che ho fatto e veramente si guadagnerebbe tantissimo tempo e forse fuori dal sistema. Anzi, vi faccio i conti: se questo fosse possibile, il Tribunale potrebbe concedere in prima battuta 120 giorni, ai quali si potrebbero sommare 30 giorni entro i quali il Tribunale dovrebbe fissare l'udienza ex articolo 182 bis, e poi ancora al termine di 60 giorni assegnati in quella sede in udienza per il deposito dell'accordo di ristrutturazione. Mi sembra che secondo la nostra legislazione questo sia fuori dal sistema. Salto alcune cose perché vedo che il tempo sta andando velocissimamente. Degli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione ci parlerà la dottoressa Mirabelli. Lasciatemi solo dire due cose sulla prededucibilità del decreto Destinazione Italia. È vero che questo decreto è comparso all'improvviso nel nostro ordinamento e forse il professor Galletti ci dirà anche quali sono le ragioni storiche, se non è vincolato dal segreto, contingenti. Quali sono le ragioni contingenti che hanno indotto, non posso far nomi, non posso dire niente, sta di fatto che a un certo punto nel nostro ordinamento è entrata una norma, l'articolo 111,3-4 di questo decreto Destinazione Italia, non vi leggo, che diceva, una norma di interpretazione autentica, che diceva che l'articolo 111 secondo comma, quindi tra l'altro neanche le norme sul concordato, l'articolo 111 secondo comma della legge fallimentare successivamente e successive modificazioni si interpretava nel senso che i crediti sorti in occasione in funzione della procedura di concordato preventivo ai perti ai sensi del 161 sesto comma concordato in bianco sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui al secondo e al terzo comma siano presentati entro il termine eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi del 163 del medesimo regio decreto.
ma tutto senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda e ai sensi della domanda in bianco. Allora, io forse ho incontrato anche la dottoressa Mirabelli in treno un giorno nell'imminenza della, e quindi ha dovuto sopportare la mia ira nei confronti di questa norma. Questa norma è evidente, era evidentemente frutto di un clamoroso equivoco, cioè si pensava che la prededuzione data nella fase di concordato in bianco fosse una prededuzione data a favore dell'imprenditore. In realtà questa prededuzione è data a favore dei terzi, è data a favore dei terzi per invogliarli a continuare a far sì che l'impresa in una stato di crisi continui a rimanere sul mercato. E quindi il legislatore, quando ha dettato questa norma, poi ripeto, se vuole il professor Galletti ci darà qualche gossip, il legislatore proprio abbia creato una disposizione del tutto asistematica, tra l'altro contraria a una raccomandazione della Commissione europea che era di pochi mesi prima, e quindi leggendola sembrava di diventare matti perché non si capiva più niente. Oggi invece però possiamo essere appagati di questa, tranquillizzati, perché in realtà se noi leggiamo la relazione accompagnatoria della disposizione con la quale è stata abrogata questa norma di interpretazione autentica, perché tra l'altro essendo una norma di interpretazione autentica creava dei problemi tragici anche sulla efficacia retroattiva, poi non si capiva che cosa si doveva interpretare perché sul punto non c'era un contrasto, quindi è stato veramente un capolavoro del legislatore, del quale peraltro il legislatore si è reso conto. Oggi invece però può essere interessante leggere, e non lo faccio perché non ho tempo, la relazione accompagnatoria del provvedimento che l'ha abrogata, perché qui bene o male il legislatore mi sembra che torni in carreggiata e che ci dica: no, ma guarda che noi vogliamo appoggiare, favoriamo il concordato preventivo, abbiamo capito che la prededuzione è nei favori dei terzi e non è nei favori dell'imprenditore, e così via. Ecco, io faccio solo due osservazioni, poi magari alla fine della giornata, se abbiamo tempo, diciamo due parole su quel recente provvedimento del Tribunale di Modena che ha indicato, forse ce ne parlerà la dottoressa Mirabelli, o dirò con due parole io, che ha indicato nella percentuale del 5% la percentuale minima che deve essere contenuta nella domanda perché una domanda, scusate il bisticcio di parole, il concordato sia ammissibile. Magari ne parliamo in un secondo momento perché io ho bruciato tutto il tempo. Io volevo solo fare due osservazioni. Non è vero che un'osservazione finale, non è vero che la disciplina del concordato preventivo del concordato in bianco sia una disciplina a sé stante. In realtà è l'esistenza del concordato in bianco, oltre ad avere effetti enormi nell'economia reale, incidentalmente dico che moltissimi dei concordati in bianco per ora nel nostro paese abortiscono, cioè più del 50% delle imprese che depositano domande di concordato in bianco poi vengono dichiarate fallite. Non è vero che le disposizioni sul concordato in bianco siano disposizioni a sé stanti. In realtà hanno, in due decisioni recentissime della Cassazione, inciso proprio sulle soluzioni che la Cassazione ha adottato con riferimento al concordato vero e proprio. Faccio solo due esempi. Cassazione 26 giugno 2014, 14.552, dice che l'accertamento ad opera del commissario giudiziale di atti di accultamento e di simulazione dell'attivo, della dolosa omissione della denuncia di uno o più crediti, dell'esposizione di passività insussistenti o della commissione di altri atti di frode da parte del debitore, determina la revoca della missione al concordato a norma del 173, indipendentemente dal voto espresso dai creditori in adunanza e quindi anche per l'ipotesi in cui i creditori medesimi siano stati resi edotti da quell'accertamento. È una sentenza molto dura, quantomeno ci si poteva arrivare sotto profilo sistematico, però non l'avevamo forse mai visto scritto così chiaramente, perché si toglie al ceto creditorio anche la possibilità di sanare delle porcherie, scusate il termine, fatte dall'imprenditore, dire: però pazienza, a me interessa più che passi il concordato preventivo piuttosto che tu sia punito dal sistema. E la Cassazione ha detto: no, guarda che il tribunale, indipendentemente dal voto espresso dai creditori, può. Cioè la Cassazione ha legato immediatamente alla scoperta di atti di frode il potere dovere del giudice di revocare la missione del concordato.
indipendentemente, lo ripeto, dalla posizione presa dai creditori, e anche se i creditori non lo sapevano, indipendentemente dalla possibilità di rimettere il pallino in mano ai creditori. Mi hai preso in giro, questo basta, perché tu salti. Ecco, la Cassazione, quando ha preso questa posizione molto, molto dura, lo ha fatto proprio ragionando sulla disciplina del concordato in bianco, perché ha detto: sul piano sistematico l'applicabilità dell'istituto della revoca per atti fraudolenti sin dalla fase ancora embrionale della procedura in caso di concordato con riserva di successiva presentazione della proposta è la dimostrazione di questi poteri del Tribunale, perché la Cassazione ha detto: se così non fosse, il legislatore avrebbe previsto la possibilità, dopo il deposito della domanda in concordato in bianco, di dar corso alla procedura almeno sino all'adunanza dei creditori, così da sentire il parere dei creditori e da esprimere il loro parere sugli atti in frode scoperti. Se questo non possibile, vuol dire che anche nel concordato vero e proprio, nella fase completa della concordataria e non nella fase in bianco, il Tribunale è libero, indipendentemente dal potere dei creditori, di sanzionare questi atti in frode, indipendentemente, appunto, non solo indipendentemente da quello che ha detto il creditore in quel momento, ma senza neanche la necessità che il pallino ripassi ai creditori. Ancora, la disciplina del concordato in bianco ha inciso profondamente, mi sembra, nei rapporti tra concordato in generale e fallimento. Perché? In una ordinanza interlocutoria della Cassazione, interlocutoria mi sembra della prima sezione, che poi rimette al primo presidente della Corte di Cassazione, poi onestamente questa ordinanza non so che fine abbia fatto, sull'eventualità di rimessione alle sezioni unite del problema del rapporto mai risolto tra concordato e fallimento, il collegio della prima sezione ha ritenuto che la pendenza della procedura di concordato preventivo conseguente alla sua apertura ex articolo decreto di ammissione, ex articolo 163, precluda la possibilità di dichiarare il fallimento, che più in generale il principio della prevalenza della procedura di concordato non possa dirsi superato per effetto dell'eliminazione nel testo dell'articolo 160 dell'inciso secondo il quale il debitore può proporre la domanda di concordato preventivo fino a che il suo fallimento non è stato dichiarato. Il 160, prima della riforma della legge fallimentare del 2005, aveva un inciso che diceva che il concordato preventivo poteva essere depositato prima della dichiarazione, fino a un minuto prima della dichiarazione di fallimento. Da quello la giurisprudenza aveva dedotto che c'era una prevalenza della procedura concordataria rispetto alla procedura fallimentare. 2005, abrogazione di questo inciso, qual è il rapporto tra concordato e fallimento? Non lo sappiamo più. La Corte, per dirci che in realtà l'abrogazione di questo inciso nel 160 non è determinante per la decisione dei rapporti tra il fallimento e il concordato, fa leva proprio sulla disciplina del concordato in bianco, perché ci dice che se la legge prevede per l'ipotesi di presentazione della domanda di concordato con riserva in pendenza di procedimento per la dichiarazione di fallimento una riduzione del termine per sciogliere la riserva, 60 al massimo, 60 più 60, ma non si può all'inizio chiedere 120, neppure se siete, non voglio dire le società importanti perché non voglio portare sfortuna a nessuno, nel momento in cui la disciplina del concordato in bianco prevede una norma del genere, se c'è già un'istanza di fallimento il termine deve essere abbreviato, vuol dire che la norma sul concordato in bianco prevede in altri termini un'accelerazione dei tempi della definizione della procedura relativa alla domanda di concordato in considerazione della pendenza del procedimento fallimentare. Ma se c'è un'accelerazione, vuol dire che non avrebbe senso pensare a un'accelerazione se non si riconoscesse implicitamente che in realtà la procedura del concordato prevale su quella del fallimento. E quindi questo è un argomento con il quale la Corte ha di fatto messo in un angolo per il momento, perché poi si sarà portata alle sezioni unite, le sezioni unite cosa ci diranno non lo sappiamo, quella teoria giurisprudenziale e dottrinale secondo la quale tra
il concordato preventivo e il fallimento, ci sarebbe tra le due procedure, scusate per esprimermi un po' meglio, ci sarebbe solo una mera esigenza di coordinamento, ma non ci sarebbero dei rapporti, ma non ci sarebbe la possibilità, una mera esigenza di coordinamento, ma non ci sarebbe stata la necessità del Tribunale di aspettare l'esito negativo della procedura di concordato per dichiarare il fallimento. Io ho già bruciato più del tempo che mi era stato destinato, mi taccio e poi magari in un secondo momento dirò alcune altre cose. Grazie. Automatico? Ah no, ma il nostro Rolandino segue la tecnica dell'understatement. Allora, no, lui temeva probabilmente adesso la controrelazione, però devo dire che inaspettatamente non... È strano, no? Ma è uno dei rari casi in cui ci troviamo nella stessa occasione e non esprimiamo poi delle idee così divergenti. Quindi mi astengo e penso che la cosa sarà apprezzata soprattutto in platea, perché altrimenti dopo diventa anche una cosa ancora più noiosa di quello che sarà. Allora, e dunque io devo, il titolo che mi è stato assegnato è i poteri istruttori del Tribunale nella fase con riserva. Devo dire che ho lungamente riflettuto su che cosa fosse l'oggetto di questo intervento, soprattutto dal punto di vista di chi evidentemente ha un punto di osservazione diverso rispetto all'esercizio dei poteri istruttori, ma devo dire che poi ho cercato un'interpretazione, di dare un'interpretazione di questa traccia e vedremo se questa potrà essere in qualche modo soddisfacente. Ecco, l'idea che mi sono fatto è di esaminare le possibilità di intervento dal punto di vista istruttorio del Tribunale nella fase del concordato in bianco da un punto di vista idoneo a cercare di prevenire le situazioni in cui il concordato in bianco degeneri in una, ahimè, in una situazione che poi arrechi un danno ai creditori. Le opinioni sul funzionamento e sulla opportunità di introdurre questo strumento sono abbastanza variegati, c'è chi lo saluta con favore, c'è chi ne valorizza, diciamo, la omogeneità rispetto ad alcuni esempi che offre il diritto comparato. Ecco, a volte però noi italiani dimentichiamo che la comparazione con istituti presenti in altro ordinamento sconta un piccolo problema di eterogeneità che non riguarda tanto il diritto ma riguarda i costumi degli attori del processo, perché noi italiani siamo una categoria, un popolo un po' particolare, insomma, che è portato a cercare di abusare degli strumenti in ogni modo possibile e immaginabile. Quindi introdurre degli istituti aperti che offrono spazi di libertà eccessivamente ampi possono sicuramente per noi comportare poi delle ricadute estremamente perniciose. Ecco, in relazione a quei dati statistici, quei pochi dati statistici che ci sono e che conosciamo, che più o meno tutti abbiamo sfogliato, certo che i primi anni, i primi mesi praticamente di operatività dell'istituto, che ha già cambiato pelle diverse volte, non sono esaltanti, nel senso che ancora adesso la percentuale dei concordati con riserva in cui il termine spira senza che succeda nulla, nel senso in cui non viene depositato il piano e non succede niente, nessuno chiede il proprio fallimento e non succede nulla, ha un'incidenza estremamente elevata che è vicino al 50%. Il sistema indubbiamente sta cercando di introdurre degli strumenti, degli argini che possono portare a favorire una selezione di quei tentativi concordatari che hanno una possibilità concreta di salvaguardare l'interesse dei creditori e quelli invece che con buona probabilità sono portati e poi a creare un danno alla massa creditoria. E questo spiega anche, sotto un certo punto di vista, i tentativi un po' deliranti del legislatore, come per esempio quell'emendamento di cui parlava prima Rolandino, il cosiddetto emendamento Arlotti, per come l'avevano chiamato, che è cacciato dentro nella conversione di un decreto legge. Che questo intervento risponda ad una logica un po' estemporanea, Rolandino lo sa bene, io evito di parlarne perché evidentemente sono abbastanza coinvolto in questa vicenda, ma esaminiamolo da un punto di vista oggettivo. L'emendamento Arlotti è, volendolo prendere come atto di buona fede, anche un tentativo sicuramente maldestro di intervenire su quello che è un problema essenziale. Cioè il concordato in bianco viene con grande probabilità utilizzato per
per, almeno per affermare di progettare una soluzione concordataria rispetto ad un'attività che nella stragrande maggioranza dei casi viene portata avanti in continuità. Allora è singolare, no, vedere come un prima della riforma del 2012 i concordati in continuità erano rarissimi, si contraddistinguevano per una elevata rischiosità, si sapeva del tentativo. La riforma del 2012 introduce l'articolo 186 bis, per come la vedo io non è una riforma che crei dei grandi incentivi per la continuità, in realtà è una norma, il 186 bis, che secondo me per il 90% si preoccupa di apprestare in realtà una tutela ai creditori in relazione ad un tipo di concordato che è particolarmente rischioso, perché comporta la protrazione di un'attività, attività di impresa che è in crisi, a voler essere, a usare un eufemismo, perché tutti i concordati che vediamo noi sono, non configurano sicuramente una situazione di crisi e di insolvenza, ma di dissesto ormai assolutamente tragico. Ecco, ebbene, questa situazione tipicamente è molto pericolosa per i creditori, perché comporta un rischio di lasciare sul campo debiti di funzionamento che non vengono pagati con i flussi della gestione caratteristica, che poi generano dei debiti in prededuzione. Allora, per questo motivo esiste l'articolo 186 bis, che infatti rafforza l'apparato rappresentativo, l'apparato documentale, e rafforza anche i poteri del Tribunale, che in questo caso ha un potere che viene scarsamente, devo dire, sottolineato dalla letteratura. L'articolo 186 bis, ultimo comma, abilita il Tribunale a revocare il concordato in continuità quando l'attività d'impresa cessa o diventa manifestamente dannosa. È singolare come questa norma non venga molto spesso evidenziata da parte di una certa letteratura che è particolarmente ossequiosa per la tutela, diciamo, dell'autonomia negoziale, quando questa norma invece introduce un potere officioso e assolutamente di merito in capo al Tribunale, che fa capire come la sfera degli interessi tutelati sia molto al di là di quello che tipicamente noi siamo soliti immaginare. Ora, questo articolo 186 bis io non credo che abbia introdotto dei grandi incentivi, che abbia facilitato in modo sostanziale i concordati in continuità. È una norma che soprattutto appresta una tutela, è una norma imperativa, perché non è possibile fare un concordato in continuità senza applicare questa disciplina. Ora, a fronte di questo, il concordato in bianco, nella maggioranza dei casi, presenta un'attività di impresa che prosegue, ed è sicuramente un'attività di impresa relativa appunto ad un imprenditore che è in crisi, anzi è già insolvente, altrimenti non si ricorrerebbe a questo caso. In quasi la metà delle situazioni si tratta di concordati in bianco che vengono presentati a fronte di una prefallimentare già pendente, quindi in una situazione già elevatamente patologica. Ebbene, non può non sorprendere il fatto che prima dell'introduzione di questo istituto la continuità era rara avis e adesso invece è diventata quasi una cosa normale. Questo che cosa vuol dire? È difficile pensare che siano stati rimossi i rischi che la continuità comporta, il che vuol dire che, come si sta verificando concretamente, nella maggior parte dei casi in cui il concordato in bianco, in cui viene continuato l'esercizio dell'impresa in capo al debitore, poi non va bene e subentra il fallimento deve fare la conta dei morti. La conta dei morti sono le prededuzioni che vengono lasciate sul campo, che devo dire in alcuni casi sono assolutamente sorprendenti. Ci sono, ricordo, casi clamorosi di imprese che fatturavano, non so, 30 milioni all'anno, che in 6 mesi di continuità bruciano 6 milioni di euro e lasciano 6 milioni di prededuzione sul fallimento. Beh, insomma, diciamo che sono, ci vuole del talento per, diciamo, realizzare una tale distruzione di valore. Un altro fallimento che conosco bene, anche qui in 6 mesi di tempo, un'impresa che costruzioni, che tutto sommato quando era a Florida i milioni ne fatturava 50-60, lascia quegli 8 milioni di prededuzione sul campo che adesso pesano enormemente come un macigno sul passivo, e temo che i chirografi non li pagheremo neanche per sogno. Oggi ho dato parere positivo su una transazione in cui un creditore rinunciava nell'opposizione al privilegio, sì, una bella somma in chirografo, e al mio legale ho detto: ma chi se ne frega, certo, accordo bellissimo, in chirografo tanto, daremo un gelato ai chirografari, quindi possiamo essere abbastanza tranquilli, con dei problemi tecnici che prima neanche si immaginavano. Per esempio, io devo confessare che ho scoperto... Scusa Danilo, sì? Vai in televisione dopo, sì? Sei registrato e vai su YouTube. Benissimo. Davvero? Vabbè, ma la diffusione è locale, dai, quindi... Ma non succede niente, non succede niente. Allora, no, cos'è che stavo dicendo? No. E allora, problemi tecnici anche assolutamente per me nuovi, no? Per esempio, adesso recentemente io mi sono accorto, che non l'avevo assolutamente percepito, che nel fallimento
I crediti che nascono in preadozione durante la procedura, se non contestati dal creditore, possono essere pagati fuori di parto e senza l'accertamento del passivo, ma per i crediti delle preadozioni che nascono prima del fallimento, col cavolo il legislatore avvedutamente ha richiesto l'accertamento del passivo comunque, e quindi siamo abituati adesso a questo accertamento del passivo in cui si fa la conta dei morti, e si vede che cosa è successo e magari si comincia anche ad avere un'idea concreta di come sono andate concretamente le cose. Ecco, l'emendamento Arlotti, anche se avete capito, caro Landino lo diceva, io ho un qualche vincolo in più anche di, così, di galateo, e forse aveva di mira una situazione specifica, forse, però vi racconto un aneddoto. Venerdì scorso eravamo a Milano, eravamo a due voci con Lorenzo Stanghellini, io facevo una relazione sulla prededuzione dal punto di vista dell'analisi economica del diritto. Era un convegno organizzato dalla scuola superiore della magistratura, un bel convegno, quant'altro. Insomma, io parlo della preadozione, Lorenzo mi guarda sconcertato e dice: adesso lo dirà, adesso lo dirà. Alla fine del mio intervento si rende conto che non ho parlato dell'emendamento Arlotti. Allora mi guarda e dice, prende il microfono e dice: sì, però Danilo, non posso capire, cioè parli della preadozione dal punto di vista dell'analisi economica del diritto e non citi questo caso. Lorenzo, il problema, io non l'ho citato intenzionalmente perché volevo evitare di però chissà perché tutte le volte nei convegni qualcuno la tira fuori sta storia e poi in qualche modo devo essere costretto, alla fine vengo costretto a parlare. Comunque prendiamolo in termini oggettivi, e il legislatore forse ha voluto drasticamente, maldestramente, intervenire a gamba tesa su un problema che però è reale, che è quello delle prededuzioni, appunto dei morti che vengono lasciati sul campo dopo i concordati in bianco, in continuità. Certo, l'ha fatto nel modo più maldestro che si potesse immaginare, perché come si può immaginare che un creditore che crede in quello che sostanzialmente gli viene neanche detto, ipotizzato, qui non c'è il piano, non si può dire che il creditore ha fatto affidamento su un piano che l'ha valutato male, che già è una cosa che fa sorridere rispetto chiaramente all'investimento e ai limiti cognitivi che i fornitori hanno e che non possono non avere, perché io non posso assoldare un team di analisti per andare a analizzare la situazione di tutti i miei debitori. Ma immaginatevi il povero fornitore che confida nel fatto che gli daranno alla fine la prededuzione, che poi alla fine, in conseguenza di un evento che lui non può assolutamente controllare, che è il fatto se il debitore poi il piano lo presenta o non lo presenta, se lo presenta schifoso o se lo presenta buono, gli viene detto: mi dispiace, abbiamo scherzato, ti diamo un gelato. Che è quello che succede in molti casi. Ma con delle situazioni, se ci pensate, delle conseguenze che sono ancora più aberranti, perché i debiti di funzionamento nati durante il concordato, il debitore li paga legittimamente con i flussi di cassa. Allora immaginatevi, il creditore antecedente, se le cose vanno male, se viene pagato prima sconta la revocatoria, se viene per essere pagato dopo bisogna chiedere l'autorizzazione, che tra l'altro scatena delle difficoltà tecniche incredibili. I creditori nati durante il concordato, se vengono pagati, salvi, non c'è la revocatoria. Come si fa a revocare un pagamento fatto, a parte che c'è proprio la norma, lo dice espressamente, non si possono revocare. Quelli non pagati vanno al chirografo e quindi prendono un gelato. Ma cioè, il legislatore aveva sostanzialmente legittimato con questo intervento l'arbitrio assoluto del debitore che paga i suoi amici e lascia qui i più fessi che consegnano la merce senza farsi pagare mano contro mano. E questo sarebbe stato il risultato, cioè che in tutti i concordati preventivi i fornitori onesti avrebbero preteso di essere pagati ancora prima di fornire la roba, perché come di altro diavolo avrebbero potuto tutelarsi. Allora è evidente che la norma aveva sicuramente dei limiti di demenzialità abbastanza fastidiosi. Devo dire che però subito la reazione era stata l'interpretazione sostanzialmente abrogatrice, perché fatto il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Prima Rolandino la citava questa disposizione, non a caso diceva non ha interpretato l'articolo 161 ma il 111. Insomma, qui c'è un po' in questo paese la tendenza a fare le leggi ad personam, però molto spesso senza conoscere bene la tecnica redazionale. Cioè è straordinario scrivere una norma per un caso che ti interessa e riuscire a cannare la redazione della norma in modo tale da consentire al giudice poi di interpretarla in modo da non regolare quella fattispecie. In questi casi credo che sarebbe opportuno dimettersi, no? Per chi scrive una norma che è fatta per un caso e ne regola un altro, beh, insomma, c'è qualcosa che non funziona. Non è scritto niente nel caso pratico. Ecco, nel caso pratico la Corte se n'è assolutamente sbattuta di questa norma, forse perché c'erano tutta una serie di altri problemi assorbenti. Insomma, questo non è stato un profilo che non è neanche stato toccato nella pronuncia in questione quando era ancora in vigore. Dopo è stata abrogata perché non serviva più, e quindi
evidentemente se andate a leggere i resoconti parlamentari su Radio Radicale ci sono anche le registrazioni audio, è sconvolgente perché chi prende la parola si meraviglia di come avesse potuto essere introdotta nel nostro sistema una disposizione così aberrante. Ma chissà cosa è successo prima, evidentemente prima erano tutti ubriachi, non lo so, poi improvvisamente si accorgono che questa norma è assurda. Allora sì, questa norma, l'interpretazione Abrogans era: la prededuzione esiste nei casi generali previsti dall'articolo 111, in occasione o in funzione, e negli altri casi espressamente previsti dalla legge. Insomma, non ci vuole un genio a immaginare, visto che questa norma interpreta l'articolo 111, la prededuzione di cui parliamo sta nell'articolo 161, sesto comma, quindi l'interpretazione con l'efficacia retroattiva e tutto vale per il 111, non per il 161 secondo, sesto comma, con il risultato che nel fallimento di cui parliamo i creditori, ancora prima dell'abrogazione del disposto, sono stati ammessi in prededuzione, perché il giudice delegato ha ritenuto, devo dire io assolutamente d'accordo, che questa disposizione non avesse efficacia in relazione alla fattispecie oggetto di considerazione, che era quella su cui si voleva intervenire. Ma vabbè, sono cose che capitano, insomma. Poi ormai siamo abituati al legislatore che scrive delle tali castronate nelle norme che non ci meravigliamo, se no se c'è qualche errore nella tecnica redazionale. Però prendiamo questa norma appunto per il suo valore oggettivo. È una norma che interviene su un problema che c'è ancora, non è un problema che possiamo far finta di che non esista. Adesso la norma è abrogata e tutto è rimesso al diritto comune, resta il problema dei morti sul campo. Allora io sicuramente sono assolutamente convinto che chi fornisce durante un concordato in bianco non può poi dopo essere mandato tranquillamente a quel paese dicendogli ma è andata male, quindi tu devi diventare chirografare. Ci mancherebbe, non si riuscirebbe più a fare un concordato. Poi ci sarebbe anche, è facile in materia economica, in ambito economico, dimostrare che si verificherebbe un fenomeno generalizzato di selezione avversa. Adesso chi conosce un minimo con queste materie, insomma, sa bene la selezione avversa è quel fenomeno curioso per cui se io offro in vendita una cosa e non è ben facile capire per chi compra quanto vale, si verifica quello che succede per le macchine usate, nel senso che guarda caso le macchine buone vengono vendute per un prezzo che è più basso di quello che meriterebbero e quelle schifose vengono invece vendute per un prezzo più alto, e questo sarebbe stato l'effetto, che il concordato buono fatto da professionisti e advisors seri avrebbe scontato l'incertezza a monte e quindi avrebbe avuto delle difficoltà enormi a finanziarsi. Il concordato invece schifoso avrebbe avuto forse una chance in più di quello che meritava. Un buon legislatore non può certo creare delle situazioni di questo tipo. In questo periodo però c'è un gravissimo problema di selezione avversa, in generale, a prescindere dall'emendamento Arlotti, perché il concordato in bianco indubbiamente sta cominciando, quando arriva la fine, ci vuole un po' di tempo per capirlo, ma adesso cominciamo a sperimentare i primi casi di risoluzione dei concordati che sono stati omologati nella nuova disciplina, cioè per arrivare a registrare concretamente il bilancio dei morti ci vuole del tempo. Quando però ci si arriva, gli operatori cominciano a metabolizzare questi risultati. E allora se l'operatore metabolizza che i concordati mediamente tendono a prenderlo in giro e poi metabolizza un'altra cosa che secondo me è molto pericolosa, tende a immaginare che il tribunale in questi concordati alla fine mette un timbro ma non riesce a fare una selezione concreta di quelli buoni e quelli cattivi, si verifica una situazione molto dannosa, perché il fornitore a questo punto si tutelerà in futuro nell'unico modo che conosce, cioè cercando di trattare tutti in modo estremamente cauto e quindi rendendo sempre più onerose le condizioni nei limiti in cui lo può fare, perché poi è soggetto a un'enorme pressione concorrenziale, insomma si ritrova stretto tra l'incudine e il martello. Nei confronti dei poteri del giudice, io sono sostenitore molto determinato su questo punto, diminuire i poteri del giudice nella valutazione dei concordati è molto pericoloso, perché il profano non capisce tutte le cose che noi non le capiamo neanche noi, la fattibilità giuridica, la fattibilità economica, cioè non riusciamo neanche noi a capire quello che hanno scritto le Sezioni Unite nel 2013, che sembra un trattato di neanche di filosofia del diritto, probabilmente un trattato misteriosofico santo cielo, a parte che si capisce che l'hanno scritto in tre persone diverse, si contraddicono, è una cosa che bisogna diventare, insieme a di leggere Ferro Luzzi, no? chi l'ha letto si rende conto, no, di cosa parlo. Ferro Luzzi è un testo che tutti gli iniziati del diritto commerciale devono leggere almeno 11 volte, perché la prima volta dici non ho capito niente, ed è vero, la seconda volta ti illudi di aver capito qualcosa. Poi però hai il dubbio, lo rileggi la terza volta e dici cavolo, la seconda non avevo capito nulla, vai avanti così e ogni volta ti rendi conto che non finché alla fine lasci perdere e dici ok, va bene, l'ho letto,
Va bene, non ho assolutamente idea di cosa voglia dire Ferrulus in questo libro, ecco, più o meno con le sezioni unite 1521-2013 siamo a questo punto, ma se facciamo fatica noi a capire qual è concretamente l'ambito del controllo del giudice, figuratevi il fornitore, cosa gliene frega di capire se il giudice può sindacare la fattibilità economica. Quando il fornitore vede il timbro del tribunale, si omologa, lui pensa che il giudice abbia fatto un controllo anche sulla correttezza sostanziale di questa proposta. Quando poi si accorge di essere stato fregato, purtroppo tende ad addebitare questa responsabilità all'autorità che ha messo il timbro. Allora, la funzione meramente notarile, non è successo niente. Una volta a Modena, a Monza, dissi funzione notarile in questo contesto e alla fine fui aggredito da una serie di notai che la cosa non la presero bene, dissero ma come, questo è offensivo, per noi. Il notaio fa un controllo di legge, è vero, purtroppo nell'uso linguistico è usuale dire controllo notarile quando si pensa a un controllo di regolarità meramente formale, e lo sappiamo che è sbagliato, che i notai fanno un lavoro che è molto più complesso, però insomma c'è questo uso e quindi purtroppo scontiamo questo problema. Ma insomma la funzione veramente notarile del giudice viene poi concepita dal privato come mancato esercizio di una funzione di tutela sostanziale, col risultato che poi il privato non si fida più, ma non si fida più del giudice, non è che non si fida più del privato, dei fornitori e dell'imprenditore, che tutto sommato va bene, se non si fida più del giudice è un problema serio, perché la magistratura non è come la, non so, per dire, la Camera di Commercio di cui siamo ospiti oggi, credo, sì, mi sbaglio, no. Non è un'istituzione qualunque, la magistratura è un potere dello Stato. Allora la sociologia delle istituzioni rivela che se il cittadino perde fiducia in uno dei poteri dello Stato, perde fiducia anche negli altri, che c'è un fenomeno di trasmigrazione. In un paese come il nostro, tra l'altro, devo dire che di perdita nella fiducia dei poteri dello Stato non abbiamo bisogno, perché è talmente endemica questa cosa che evidentemente non c'è neanche bisogno di insistere troppo. Ecco, allora, per questo io sono fortemente caratterizzato per la tendenza a richiamare l'esigenza che ci siano controlli efficaci e particolarmente penetranti del Tribunale, che non devono essere presi come un'invasione della spesa del privato. Noi poi siamo portatori in Italia di una cultura che è aliena al controllo. L'imprenditore, no, istituisce il controllo di gestione perché deve, no? Ma poi si domanda, ma questo non vorrà mica controllare me? Ma come? Il controllo di gestione controlla me? Ma è impossibile. Che c'entra? Cioè, non lo faccio più e quindi sono assolutamente, faccio professionista, quindi non sono assolutamente sospettabile di interessi di categoria. Allora, io sono assolutamente convinto di questo. Il legislatore in realtà sta cercando di farlo con il decreto del fare, sta cercando di introdurre degli strumenti nel concordato in bianco che potenziano i poteri del giudice di andare a vedere il più presto possibile se questa roba alla fine produrrà un disastro. E ahimè, se questo non viene fatto, il disastro sarà sicuro, come si sta vedendo in queste occasioni. Adesso la maggior parte dei concordati in bianco finiscono, come sappiamo, solo nel 50% dei casi viene presentato il piano, in una percentuale ancora più limitata viene ammesso, per non parlare di quelli che vengono omologati, quindi immaginatevi che cosa succede alla fine. Per arrivare poi a una situazione in fase post-omologa, in cui ci dice il Tribunale di Milano che nei concordati concessione dei beni omologati dal 2005 in poi, ad oggi, questa cosa qui l'ho sentita dire a Filippo Romano 6 mesi fa, quindi l'oggi è relativo, ma ad oggi la percentuale che è stata pagata ai chirografari è zero nel 50% dei casi. Quindi noi immaginiamo un ambaradan che poi manifesta un'efficienza abbastanza limitata, anche perché dopo l'omologazione non gliene frega più niente a nessuno. È una cosa fantastica, ma l'imprenditore dopo l'omologazione pensa, evidentemente pensa, vabbè, l'ho spangata, è andata, quindi adesso chi vuole che chieda la risoluzione, sono talmente stanchi che nessuno chiede la risoluzione, neanche se vede zero, e quindi dopo nessuno fa più nulla. Anche per, in genere cosa capita? L'unico che, povero Cristo, che faceva qualcosa nell'esecuzione in contratto era il commissario. C'erano dei tribunali che lo nominavano anche liquidatore, poi è arrivata la Suprema Corte di Cassazione che ha detto che è un vulnus terribile a certi principi, non si può più nominare il commissario liquidatore, c'è chi lo fa ancora. Con un po' di pragmatismo si dice, ma tanto qui non impugna nessuno, lo nomina lo stesso, posso capire che il pragmatismo a volte è importante. Ecco, noi misuriamo l'efficienza di uno strumento che ha questo livello di efficacia. Cosa ha fatto il legislatore? La prima cosa che ha pensato è stata di attribuire al giudice il potere di fissare il termine. Come diceva bene Rolandino prima, il termine oscilla tra un minimo e un massimo, a parte il caso
della prefallimentare pendente, dove il termine è fisso, e parliamo del 50% dell'ipotesi, certo il giudice, per decidere su quale termine assegnare, bisognerà che abbia un'idea concreta di qual è la complessità dell'attività che il debitore deve poi svolgere. Allora, Filippo Lamanna, diverso tempo, diceva il concordato in bianco deve essere soltanto due pezzi di carta con i bilanci dentro, l'elenco dei creditori e basta. Insomma, io non sono tanto d'accordo, nel senso che il debitore ha la possibilità di fornire un apparato informativo supplementare, anche la produzione dei bilanci serve poi a questo. Cioè, perché i bilanci degli ultimi tre esercizi? Serve anche per dare un'idea al giudice di quello che può essere la complessità. Allora, io mi sono sentito, ho letto in un provvedimento, ma se anche i bilanci poi non sono conformi allo schema legale, una società di capitale che ti butta lì un rendiconto che sembra quello di un condominio invece che di un bilancio, vabbè, ma in fondo poi è soltanto un adempimento formale, non serve mica poi a nulla, insomma, è solo carta che viene messa lì e dopo va agli atti, per cui è lo stesso, non è inammissibile un concordato in bianco in cui viene buttato dentro un bilancio di esercizi della società di capitale che sembra un rendiconto in un condominio, ma insomma io manifesto un certo dissenso, i bilanci servono perché così il giudice ha almeno, cioè, tre documenti bisogna buttare dentro, almeno chiediamo che siano conformi allo standard legale, no? Se un bilancio d'esercizio non ha la forma del bilancio d'esercizio non c'è, secondo me, e quindi legittimamente poi il giudice gli darà un termine magari per integrarlo, farà uso dei suoi poteri discrezionali, facoltà, se non vuole farlo, lo dichiara inammissibile, nessuno può dire che è illegittimo, ma vabbè, ma nei casi in cui pervicacemente il debitore non dia l'apparato documentale richiesto, secondo me l'unico esito è che il termine non viene dato e il concordato viene dichiarato direttamente inammissibile. Ma il debitore può fornire informazioni supplementari, come diceva Rolandino, in questo modo il giudice potrà dosare la portata del termine. Poi sappiamo che nella realtà concreta molto spesso l'advisor ha la possibilità di parlare con il presidente, in questa fase ancora non c'è un giudice relatore, per cui si parla col presidente, dirgli insomma quali sono le difficoltà, e questo molto spesso orienta la discrezionalità nel concedere il termine di fatto anche senza bisogno di documentarlo, però dal punto di vista della forma credo che sia invece inevitabile. Ma il legislatore poi, questo lo dice fin dall'inizio, è intervenuto non a caso col decreto del fare anche su, appunto, sullo svolgimento concreto della procedura, quello che succede in questo termine, perché l'imprenditore molto spesso è tranquillizzato dal fatto che nel concordato in bianco tanto lui continua ad avere il controllo dell'impresa, non gli rompono neanche più di tanto le scatole, ma sì, prendiamo tempo, e poi quando sta per scadere il termine, a un mese viene nominato l'attestatore che magicamente in due notti fa l'attestazione e certifica un piano che emerge un po' dal nulla. Addirittura, questo non subito, prima si chiede una proroga, prima si chiede una proroga, si va, dice, ma sa presidente, anzi sa giudice, qui il relatore già c'è, e tra l'altro secondo me questa cosa qui della nomina del relatore si presta a dei giochi estremamente pericolosi dei professionisti, cioè il fatto che il piano venga redatto dopo si presta a un giochino che purtroppo i professionisti più furbi utilizzano, cioè loro sanno chi è il relatore, sanno che sarà fatta una valutazione molto complessa, molto delicata, che è quella dell'ammissione. Mai visto mai che l'advisor e l'attestatore siano nominati cercando di captare quali possono essere le simpatie del giudice relatore? Purtroppo questo è un buco della norma che non è stata pensata così naturalmente, però insomma, oddio, è vero, miseria boia, vabbè, niente. Magari qualcuno non ce l'aveva pensato, non credo, francamente. In Italia è automatico, cioè quando uno legge una norma già pensa come posso piegarla per i miei fini, e noi siamo fatti così. Ora, quindi vi dicevo, c'è una certa tranquillità, poi si arriva alla fine, si chiede la proroga, si butta lì una manifestazione di interesse che è stata emessa da un soggetto che non si sa bene chi sia, se ne vedono veramente di tutti i colori, persone fisiche residenti in paesi esotici che improvvisamente manifestano interesse per comprare assets che nessuno neanche probabilmente immaginerebbe che siano venduti, e tutto questo si presta ad una proroga del termine. Il legislatore è ben consapevole adesso che c'è questo pericolo, che la procedura venga portata avanti aggravando le prededuzioni, e è intervenuto in modo innovativo e in modo modificativo su alcune norme. Con il decreto che fissa il termine, dice la norma, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici. Prima si lasciava un po' tutta la discrezionalità dei tribunali, allora c'era chi lo faceva in modo metodico, c'era chi addirittura parametrava, graduava gli obblighi informativi a seconda della complessità, e c'era chi
e sostanzialmente imponeva gli stessi obblighi informativi a tutti, insomma, anche perché in realtà non è che le informazioni poi all'inizio siano così copiose. E obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, quindi parliamo dei flussi di cassa, e questo è fondamentale, perché questo è il problema di queste procedure. I flussi di cassa, se il cash flow è negativo e vedi che mese per mese va sempre peggio, ha un'impresa che perde 300.000 euro al mese, ma santo cielo, ma siamo sicuri che stiamo facendo qualcosa di buono? Stiamo sostenendo dei valori materiali? Stiamo dando cioè quello che in un esercizio provvisorio farebbe venire i capelli dritti al giudice, no? Ma siamo sicuri che è tollerabile in un concordato preventivo solo perché siamo ancora nella fase bianco, solo perché il debitore deve avere l'automatic stay e la possibilità di strutturare il suo piano? Dice, anche relativi alla gestione finanziaria e dell'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano. E qui il legislatore vuole che il tribunale faccia fare i compiti a casa al debitore, nel senso che il debitore ogni tanto bisogna fargli dire cosa diavolo ha combinato in questo periodo. E io, almeno per esperienza concreta che ho, che statisticamente non è rilevante, però purtroppo mi influenza, in genere queste situazioni, quando vai a cercare di capire cosa è stato fatto, portano alla luce una situazione in cui apparentemente non è stato fatto quasi nulla. Allora poi sì, vabbè, questo è anche imbarazzante, no? C'è veramente l'interrogazione, ma Pierino cosa hai fatto a scuola? Ma maestra, io veramente ho fatto e poi ti comincia a elencare una serie di cose, sembrano le relazioni che si fanno nei dipartimenti per dare le conferme ai colleghi. Che riescono a scrivere 10 pagine mascherando che non hanno fatto nulla. L'apparato informativo può essere anche corposo dal punto di vista quantitativo, ma se non c'è nulla sotto, che il debitore deve assolvere con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato. E qui compare il commissario giudiziale. Commissario giudiziale che è uno strumento fondamentale insieme ad un altro strumento per me fondamentale, ma questa è un'opinione molto personale, che è quello dell'audizione dei creditori, di cui adesso cercherò di parlare. E il ruolo del commissario, che secondo me invece, qui mi distacco un po' da quello che diceva Ronaldino, secondo me invece il commissario ha un ruolo a tutto tondo di sorveglianza sulla procedura. È onerato, lo si capisce da tutta una serie di norme che lo chiamano in causa ai fini di redigere dei pareri che sono obbligatori qua, che in genere nel 167 per esempio non sta scritto da nessuna parte che il giudice deve chiedere il parere del commissario, in genere lo si fa, anche perché soltanto un matto, cioè non, visto che ce l'ha il commissario, magari ti chiedono qualcosa di complesso, se è urgente ti prende la responsabilità anche di prescinderne, ma altrimenti insomma si chiede il parere al commissario, che è una questione anche di buon senso. Qui sono obbligatori i pareri e anche questo non credo che sia casuale. Commissario che può sollecitare la revoca del concordato nel caso in cui sia integrabile l'articolo 183, e anche di questo è il caso di parlare perché il trapianto del 173 in questa fase è decisamente faticoso, cioè, nel senso che si fa riferimento a una norma che pensa a una situazione completamente diversa. Allora, questo benedetto commissario ha un ruolo di sorveglianza a tutto tondo, secondo me, sulla procedura. Cioè non è un caso che il legislatore non ha detto che il giudice può nominare un ausiliario, e qui non c'era bisogno neanche che lo dicesse, e infatti i tribunali più avveduti hanno cominciato quasi subito ad avvalersi di una norma generale dell'articolo 68 del CPC che, attenzione, non regola soltanto i consulenti tecnici. L'articolo 68 regola l'ausiliario del giudice. Tutte le operazioni che il giudice non è in grado di compiere da solo possono portare alla nomina di un esperto in quella determinata categoria, in quella determinata arte, che mettono il giudice in condizione di fare delle cose, quindi non è soltanto un apporto informativo, non è solo un consulente, e non è casuale quindi che i tribunali fallimentari nominassero questi soggetti che venivano in qualche modo foggiati come dei commissari. C'era l'esigenza, il legislatore ha scelto la strada di dire che può essere nominato il commissario, purtroppo non ha avuto l'idea felicissima di fare un rinvio dettagliato alle disposizioni che lo regolano, perché si limita a dire che è il commissario dell'articolo 163, ma che questo poi richiami tutto l'apparato normativo che regola il commissario nel concordato in pieno, è tutto da vedere ed è estremamente complesso, e non lo vediamo certo in questa fase. Il commissario sovraintende a tutta la gestione della procedura e ha un ruolo anche estremamente importante in relazione appunto all'andamento, allo stato di avanzamento del piano della proposta, che non può essere, il debitore non ha, come a volte si legge in alcuni atti, non ha il diritto a beneficiare di un termine
nell'ambito del quale fa quello che vuole. Non è un termine come per il termine degli atti processuali, per cui il potere può essere compiuto nell'ultimo giorno utile ed è tempestiva l'attività. Qui è diverso. In realtà questa è un'attività in progress e il giudice ha il dovere di verificare che l'attività progredisca e quindi che sia presumibile che l'utilizzo completo di questo termine non vada a danno dei creditori. Perché nel caso in cui questo non sia, quando risulta che l'attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta del piano, il tribunale, anche d'ufficio, guardate che quando il legislatore dice il tribunale anche d'ufficio, vuol dire che sta tutelando un interesse pubblicistico. Perché il giudice che viene attivato, la risoluzione può essere purtroppo chiesta solo su domanda dei creditori, dico purtroppo perché si fa una fatica a trovarne uno che faccia questa domanda, non si riesce mai, c'è sempre alla fine. Equità. Sì? Sono disponibili qui? Ah, beh, che abbiano l'obbligo è un altro discorso. Nel senso che l'agenzia delle entrate glielo impone, quindi sono gli unici che lo fanno. Beh, questo è buono sapersi. Conosco anche la persona che si occupa della regione, capisco anche il motivo, che è particolarmente dinamico. È un ragazzo giovane, particolarmente dinamico, abbiamo capito di che parliamo. Bene, allora, quando risulta che l'attività è manifestamente inidonea, manifestamente secondo me è, io lo dico, mia opinione personale, non vuol dire che deve essere grave la situazione, ma che deve essere evidente la prova, secondo me. Quindi non si tratta di un attributo qualitativo del fatto, ma riguarda semplicemente un elemento della prova in un giudizio sommario che, visto che è una decisione delicata, deve presentarsi con dei caratteri di una certa evidenza. Ma non è che, secondo me, che si parli di una situazione di gravità particolarmente qualificata. Nel caso in cui però questa attività è inidonea ad arrivare alla fine, il tribunale, anche d'ufficio, su segnalazione, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, anche qui è obbligatorio sentire il commissario come anche il debitore, ma cosa volete che vi dica il debitore? Ah, ha ragione, guarda, non mi ha fatto niente. No, in un caso mi è capitato, il debitore che viene in udienza e poi dice no, avete ragione, siamo dei cialtroni, e il suo professionista, ma in realtà abbiamo fatto una situazione surreale, col debitore, l'advisor che avrebbe ucciso, avrebbe veramente flagellato, anzi eliminato fisicamente in udienza il debitore, e anche l'advisor cercava di difendersi, perché difendeva anche la sua credibilità reputazionale, ovviamente, si può comprendere, però certo che la situazione era abbastanza imbarazzante. Il tribunale cosa fa? Abbrevia il termine, Io devo dire, io sono fautore di un'interpretazione, forse un particolarmente, non lo so, rigorosa, per cui non soltanto la breve, decreta anche che è finito, cioè non c'è mica bisogno di andiamo fino a domani, no, lo può anche decidere come all'origine, quando il tribunale dà il termine, non è mica costretto a dare il termine, può anche non assegnarlo il termine, se è manifestamente evidente dalla documentazione in atti che sta roba non ha la finalità, ecco, ci sono dei casi, Rolandino ne chiamava uno e ne chiamava uno prima, di evidente utilizzo abusivo del concordato fin dall'inizio. Ma dico, immaginatevi un caso di una società di persone, caso naturalmente che ha purtroppo una certa rispondenza nella realtà, una società di persone che si trasforma in SRL. Che è successo? Ho detto qualcosa che non andava. No, vabbè. Quindi c'è già la censura, siamo ridotti così. E allora cosa fa questa società di persone? Si trasforma in SRL perché così vuole assumere una struttura più efficiente, fa niente, attività ferma. Dopodiché non succede niente per quasi un anno. Come mai? Allo scadere dell'anno una banca si incazza e chiede il fallimento. Allora, vabbè, a parte difficoltà nella notifica, vabbè, solite storie. No, poi finalmente arriva l'udienza, ovviamente fissata prima che scada l'anno, perché c'è questo problema. Il problema sono i soci, illimitatamente responsabili. E Rolandino prima vi parlava di un caso limite, la società già cancellata, lì si fa fatica anche a immaginare che ci sia un debitore che può chiedere il concordato. Qui invece il debitore c'è ancora e ci sono i soci che stanno per scadere. Allora attenzione, perché qui è una cosa estremamente complessa. Secondo la Cassazione, se io chiedo il concordato e poi subentra il fallimento, la consecuzione mi determina la conseguenza che il termine dell'anno retroagisce al momento in cui diciamo parte il concordato, poi anche questo adesso è la pubblicazione nel registro delle imprese, prima non era così chiaro. Attenzione però che non vale per le società di persone, perché nelle società di persone i soci non vanno in procedura quando la società va in concordato. Il socio non entra mica in concordato, il socio è limitatamente responsabile, resta libero, è in bonis, e questo crea dei problemi enormi dal punto di vista pratico e che conosciamo, per fortuna sono rari, ma quando si verifica è un bel casino. Ma il fatto che il socio non vada in procedura vuol dire che se poi il concordato va in vacca e la società viene dichiarata fallita, non ci può essere consecuzione rispetto al socio. Per il socio, il suo termine annuale è andato, non c'è più. Allora capite che
In una situazione in cui il debitore non fa niente, non si ristruttura, non fa nulla, poi arriva, butta lì dei documenti confezionati, non si sa bene, probabilmente da nonna papera, che non si sa bene neanche se si possono qualificare dei bilanci, siamo sicuri che non sia un caso di utilizzo abusivo del concordato e che il tribunale legittimamente dica termine, ma non esiste. Io in realtà è inammissibile la domanda di concessione del termine e io ti dichiaro fallito, vuol dire che è un caso che non è di irrealistico di realizzazione, ma comunque il giudice ha un potere di controllo sul termine e anche l'utilizzo del termine che fa capire come il legislatore si preoccupi di questa situazione. Veniamo adesso al 173. Allora, dice la norma in modo molto laconico, probabilmente anche poco ponderato, cioè l'hanno buttata lì, ma forse non hanno riflettuto bene sull'adattamento. Avevano fretta di scriverla, qualcosa dovevano scrivere, poi in realtà c'erano tante proposte da compendiare, un casino della Madonna. Commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'articolo 173, che sono diverse, ci sono gli atti di frode, ci sono gli atti non autorizzati, però fa riferimento agli atti dell'articolo 167. Possiamo dire in via di ingegneria interpretativa che per esempio il pagamento di un credito pregresso non autorizzato, fattispecie ahimè che capita, molte volte in assoluta buona fede, straordinario vedere come te lo dicono nelle relazioni informative, che è una cosa che dici ma sono matti, cioè lo fai, poi arrivo e dico ci siamo sbagliati. Allora qui il giudice si trova di fronte a un problema serio, perché c'è un problema pratico e un problema sistematico. Il problema pratico può essere risolto se qualcuno ci rimette dentro i soldi, magicamente nonna papera decide di fare un'elargizione al figlio o al marito e i soldi ritornano dentro, però c'è anche un problema sistematico, ma sono sanabili queste situazioni. Io sarò rigoroso, ma io sono fautore di un'impostazione per cui almeno per l'atto di frode, la frode è un fatto storico. Quando io ti ho preso in giro e viene accertato che è stato commesso un atto di frode, non è che io dopo posso dire no, ma è vero, però adesso faccio il bravo, mi metto, te lo dico, ti sviscero tutto e siamo a posto. La frode è un fatto storico. Una volta che è stato posto in essere, il procedimento si deve arrestare, ma neanche rinunciando alla domanda, depositando un nuovo concordato. Quando il debitore compie un atto di frode, ha violato i presupposti dello scambio e del procedimento che porta all'accordo con i creditori in senso lato. Per cui l'ordinamento vuole che si chiuda, a mio avviso. E quindi qui è un problema gestire questo. Ci sono dei tribunali, come quello di Forlì, che sono rigorosissimi. Viene compiuto un atto non autorizzato, un atto di straordinaria amministrazione che non è stato, a volte si può dubitare. A Bologna ci fu un caso clamoroso in cui un debitore in preconcordato fa un affitto di azienda, poi arriva in udienza e dice ah sì, tra l'altro abbiamo fatto un affitto d'azienda, scusi ma è stata fatta l'autorizzazione, è stata chiesta l'autorizzazione, beh no, ma era in adempimento di un preliminare, quindi un atto di ordinaria amministrazione, l'affitto di azienda naturalmente con un'opzione put call, ma stiamo scherzando, Ecco, qual è il problema di questa norma però reale? Il 173 presuppone, almeno nell'aspetto della frode, presuppone la reticenza. Cioè presuppone che io non ti dico qualcosa che ti devo dire, ma in una situazione in cui io non ho ancora l'obbligo di dire, come cavolo si fa a individuare la frode? Allora, è chiaro che il campo applicativo di questa disposizione va adattato in maniera drastica rispetto a questa norma. Non posso, per esempio, io ho scoperto che gli amministratori hanno compiuto prima del deposito della domanda dei fatti nefandi. Vabbè, magari li segnalo in procura, forse si applica già al 236, non sono neanche sicuro, non ci capisco niente. Però non posso dire che è un atto di frode, perché ancora non devo dirlo. Quindi no, vabbè, scusate, una volta sono un po', tendo un po' a rendere, non so, a rendere becera la conversazione. E allora, non penso possa essere un atto di frode. Ciò nonostante, non mi pare neanche che si possa dire, come qualcuno ha sostenuto, che vale soltanto per gli atti non autorizzati. Se il legislatore ha detto le condotte di cui l'articolo 173, ha voluto in qualche modo chiamare l'interprete a fare un adattamento. Come si può fare questo benedetto adattamento? Io credo che vanno valorizzati tutti i flussi informativi che si occasionano durante questa procedura, che non sono irrilevanti. Io chiedo un'autorizzazione? Allora, qui chiedo l'autorizzazione a pagare dei debiti pregressi, lasciamo perdere, chiedo l'autorizzazione a sospendere un contratto, lasciamo perdere i problemi, si può fare, non si può fare, il Tribunale di Milano viola la legge perché dice sempre di no. In realtà non è che il Tribunale di Milano dica non si può autorizzare lo scioglimento di un contratto in preconcordato, dice una cosa un po' diversa, dice è molto difficile che in un preconcordato tu mi dai gli elementi per decidere, e se tu non mi dai gli elementi per decidere l'esito è il rigetto,
Quindi in realtà non si tratta di un abuso del potere giudiziario, come qualcuno ha scritto, si tratta di un esercizio rigoroso della funzione di accertamento dei presupposti. Il Tribunale di Milano dice che deve essere assolutamente sicuro. Poi guardate che non è vero che non l'autorizzano mai, non lo dicono, perché sennò arrivano le frotte. A Milano c'hanno più di un concordato al giorno depositato. Cioè, avete idea di cosa cavolo vuol dire? Cioè, più di uno al giorno. In cancella, hanno più di 365 concordati iscritti a ruolo in un anno. È una roba da attacco da calate degli unni. Oltre a questo, in questo momento sono anche, dovrebbero essere in 10 e sono in 7, e quindi capite che questo può creare qualche problema concreto, e allora c'è un certo atteggiamento deflativo. Ma in realtà non è tanto questo il problema. In queste richieste di autorizzazione io sono costretto a dire delle cose. Magari devo dire delle cose che non sarei obbligato a farlo in quel procedimento, in quel momento, ma se chiedo quell'effetto lì al giudice, gli devo dire delle cose. Poi cosa succede? Dopo 2 mesi dico, ma sa, dottore, dottoressa, sa che poi... Sì, abbiamo un po' cambiato l'impostazione che c'era nell'autorizzazione, e guarda caso viene fuori che si sta perseguendo un obiettivo aziendalistico che è completamente incompatibile con quello indicato prima. Allora, qui che cosa può succedere? Il commissario, secondo me, ha tutti i poteri per accertare se il tribunale è stato preso in giro oppure no. È stato dichiarato una situazione che manifestamente alla luce di quelle... Ci sono le email in cui risulta che in realtà già all'epoca le linee di indirizzo strategico non erano quelle, e quindi è stata offerta una rappresentazione al giudice solo per avere quell'effetto, che guardate che sono effetti terribili, perché sono irreversibili. Una volta che è sciolto un contratto, ma mica si può richiamarlo in vita. Secondo me l'effetto è irreversibile, per questo che bisogna evocare nel giudizio, adesso al di là delle questioni formali, come fai a non chiamare il contraente in bonus, come fai a non evocarlo nel giudizio in cui decidi e autorizzi lo scioglimento? L'effetto che ne consegue sul piano della situazione giuridica soggettiva del contraente in bonus è devastante, viene violato un principio generale del nostro ordinamento, che è quello per cui i contratti devono essere rispettati, hanno forza di legge tra le parti. Allora, il 173 può applicarsi in questi contesti, in cui si realizza un flusso informativo. Se il flusso informativo è deviato verso una funzione che è anomala, che è illecita, allora può essere represso con 173. Ultima cosa, prima Rolandino criticava questa norma, cioè almeno esprimeva sconcerto, sorpresa. Il tribunale può in ogni momento sentire il creditore. Allora, secondo me invece è una norma fondamentale, di cui i creditori faticano ad avvalersi, perché, sapete, in un concordato, avvalersi degli strumenti di analisi che servono per criticare lo sviluppo di una procedura di questo tipo comporta costi, che vuol dire che se lo possono permettere i creditori che hanno degli investimenti significativi in questa società, le banche, ma anche i creditori particolari, guarda che ce ne sono, ci sono dei creditori strategici particolari che in realtà sono in grado di unirsi. Allora, qui c'è un problema generale di fondo di cui so che si è discusso, per esempio, a San Sevolo recentemente nel seminario. I creditori sono parti del procedimento di concordato oppure no? Io devo dire, ho sempre pensato, anche se la questione mi sembra molto complicata e io processualista non sono, i fallimentaristi sono di 2 categorie, quelli che vengono dal diritto commerciale, che in genere non sanno niente di procedura, e quelli che vengono dalla procedura civile, che non sanno niente invece dell'impresa. Adesso sono più numericamente prevalenti i primi, sono sempre gli scarsi però, questo ve lo devo dire. Quando il maestro universitario ha un allievo scarso, gli dice, senti, vai a far fallimentare, che lì c'è meno concorrenza, se ne sono tutti un po' scarsotti, per cui io vengo dal diritto commerciale, sono uno degli scarsi del diritto commerciale, quindi figuratevi cosa posso sapere di procedura civile. Però insomma, anche per qualche trascorso, io ho l'impressione che il creditore in realtà non possa non considerarsi parte potenziale di questo giudizio, del procedimento di concordato in generale. Ci sono dei momenti in cui il creditore ha dei poteri di azione specifici. In fase di ammissione il creditore può chiedere il fallimento. Allora, secondo me, si fa un po' fatica a buttare fuori. Ci sono dei tribunali che non concedono neanche l'accesso ai documenti, ai creditori. Allora, qui si potrebbe discutere, perché in effetti io per intervenire in un giudizio, cioè io per vedere i documenti devo intervenire in un giudizio, che è una cosa abbastanza singolare. Io intervengo, ma l'intervento riguarda una parte che nel processo non c'è ancora. Qui probabilmente il creditore è già parte del giudizio, può decidere se avere un ruolo attivo in questo giudizio oppure no. Secondo me ha diritto di vedere la documentazione e quindi, diciamo, ha questa posizione. Poi il tribunale può in ogni momento sentire i creditori, porta alla luce quello che è un potere, secondo me, istruttorio del giudice. Potere di cui il giudice si può avvalere d'ufficio e che può non essere affatto irrilevante, perché quei tribunali che lo utilizzano e che individuano magari, grazie al commissario chiaramente, che individuano magari quei creditori che sono depositari di informazioni particolari, queste audizioni possono portare
a documentare dei fatti molto importanti per lo svolgimento della procedura che altrimenti sarebbero difficili. Ecco, magari è chiaro, il commissario li acquisisce documentalmente, li versa nel giudizio, è la stessa cosa. Però diciamo, fare l'audizione e, se il soggetto è disponibile, verbalizzare un'iniziativa del creditore può avere un certo peso nella procedura. Ma un'altra cosa che devo dire è, tra l'altro, scusate, una piccola regressione, questa norma dà teoricamente al creditore la possibilità di intervenire, di esercitare un potere di critica su una domanda che ancora non c'è. Guardate che prima era questa la difficoltà. Ma il creditore, sì, può chiedere il fallimento in fase di ammissione, ma non sa, non conosce i tempi bene, non conosce la proposta del corretario, arriva e sì, lui ne viene a corrente perché forse nel registro delle imprese questi documenti li mettono, a parte che qua ogni tribunale fa a modo suo. Mi ricordo un tribunale, che non vi dico qual è, che decise di mettere tutta la documentazione disponibile, si è bloccata la pagina della società nel registro delle imprese. Era talmente tanta la documentazione che la pagina della società nel registro delle imprese si è bloccata e non riusciva più a dare i documenti. Comunque, diciamo anche che questi documenti vengono messi a disposizione. Allora era molto difficile scegliere i tempi, i modi in cui farsi sentire, non c'era il commissario, non sapevi con chi parlare, non sapevi cosa fare. Adesso questa norma dà la possibilità al creditore, se è organizzato e se ha le conoscenze, di esercitare un potere critico prima. Ma immaginatevi il caso in cui un creditore importante chieda al tribunale lui di essere sentito. Io sono creditore, chiedo di essere sentito in Camera di Consiglio per riferire, e poi magari precisa sommariamente. È difficile immaginare che il tribunale dica no, non ti voglio sentire. Sì, lo può anche fare, però siamo sicuri che lo farà oppure vorrà beneficiare di questo apparato informativo? In un caso che conosco bene, forse perché il creditore era un fallimento, forse perché era uno dei fallimenti più grandi del tribunale, forse perché il concordato era uno dei concordati più grandi del tribunale, il curatore fallimentare ha chiesto al collegio di essere sentito in un'udienza interlocutoria, è stato autorizzato, è intervenuto, ha fatto valere il suo punto di vista e devo dire il procedimento ha preso una piega non assolutamente diversa rispetto al passato, però l'apparato informativo e conoscitivo del creditore è stato e come valutato, il potenziale critico, e tu capite che questo addirittura prima che sia redatta la domanda può anche orientare la stesura della domanda, può prevenire, se vogliamo, dei deficit informativi. Poi i più bastardi dicono ma no, ma non andare, non faglielo dire, perché se glielo fai dire dopo non c'è la frode nella fase post emissione. No, invece noi facciamo finta di non sapere, poi loro fanno il piano di concordato, non lo dichiarano e dopo li si frega con la revoca. Dio, dipende da quant'è dal gradiente di criminalità che è intrinseco nella proposta concordataria. Però diciamo, in una logica un po' più di fairness, si può invece immaginare che queste situazioni portino a deenfatizzare delle criticità che altrimenti potrebbero esplodere dopo, e nel frattempo guardate che continua a esserci quella situazione in cui i morti continuano a cadere, cioè tenere aperti i concordati, soprattutto quando l'attività prosegue, poi aumenta il rischio di arrivare alla fine con i morti che restano sul campo. Scusate se mi sono dilungato, grazie. Buonasera. Allora, proviamo a tirare un po' le fila di quanto si è detto e integrare il discorso col punto di vista del tribunale che è stato evocato e che tante difficoltà a fare il proprio dovere di sorveglianza del sorvegliato speciale perché gli hanno dato degli strumenti un po' spuntati per farlo. Per cui anche a volerlo fare, prima deve capire come fare. E da questo punto di vista anche sulla questione del concordato della continuità, quella norma che il professor Galletti citava nell'articolo 186 bis, anche quella non è così facile da applicare in concreto, perché siamo d'accordo che manifesta, significa che la prova deve essere evidente. E questo è difficile da declinare nella realtà concreta della continuità che sempre ti genera della perdita e quindi è la gravità di quella perdita che poi tu devi andare a soppesare.
Partiamo da una considerazione iniziale che è quella che la fase di preconcordato sicuramente è un istituto di grandissimo favore, no? Per l'imprenditore, e che lo pone in una situazione che ho già definito di sorvegliato speciale che però potrebbe ancora non aver detto niente al tribunale e ai creditori su quello che intende fare. E allora il problema che ha il tribunale è la disclosure che può o non può richiedere e che deve richiedere nel momento in cui il suo intervento viene sollecitato dallo stesso imprenditore. Ci sono quindi nell'ambito della soluzione concordataria alcuni strumenti, alcuni istituti, e dobbiamo anche capire se e quali istituti siano applicabili alla fase del preconcordato. Alcuni lo sono sicuramente, i finanziamenti interinali sono stati appositamente strutturati in una fase diciamo precedente all'ammissione. Il pagamento dei crediti anteriori sicuramente sì, gli atti di straordinaria amministrazione ce lo dice il 161, la prededucibilità dei crediti sorti da atti legalmente compiuti, ne ha parlato l'avvocato Guidotti prima. Il dubbio lo possiamo avere sullo scioglimento dei contratti, e poi andremo a parlarne se avanzerà un po' di tempo, se appunto sia possibile e a che condizioni chiedere lo scioglimento già nella fase di preconcordato. Anticipo subito la risposta che vuole dare il Tribunale di Modena, perché così se non arriviamo a parlarne quantomeno la notizia ve l'ho data. Mentre all'inizio la nostra posizione era abbastanza simile a quella del Tribunale di Milano, cioè non c'è un'incompatibilità assoluta, ma la disclosure deve essere elevata, perché prima di autorizzarti a un atto che ha delle conseguenze così radicali e che sopravvivono all'eventuale chiusura della procedura, voglio sapere qual è sostanzialmente, per sommi capi, la tua proposta e il tuo piano. Quindi inizialmente ci eravamo orientati così, adesso ci stiamo orientando per la soluzione per cui è possibile in questa fase soltanto la sospensione, e così noi riqualifichiamo l'eventuale domanda di scioglimento che ci venisse presentata nella fase di preconcordato. Poi ne parleremo alla fine per ragioni sistematiche e quindi ne discuteremo sul finale se ci sarà tempo. Con riferimento ai contenuti del ricorso prenotativo, volevo soltanto fare una precisazione. La determina che noi richiediamo è doppia, cioè sia quella che accompagna la richiesta del termine, perché è già una missione di crisi e quindi necessariamente richiediamo la responsabilizzazione dell'organo amministrativo, ma anche poi una successiva determina quando poi il piano e la proposta devono essere presentati, perché a questo punto stiamo dando un contenuto alla soluzione della crisi, e anche qui vogliamo che l'organo amministrativo deliberi sul punto. Pertanto, nel caso in cui la seconda determina manchi, semplicemente noi diamo un termine perché venga integrata la documentazione con la determina. Una cosa che non si è detta: in realtà nel ricorso con cui si chiede il termine, noi chiediamo di intanto dirci che tipologia di crisi sta vivendo l'imprenditore, e soprattutto chiediamo, se non ci viene detto, lo chiediamo appunto, se ci sia una continuità anche solo di fatto, cioè a prescindere dal fatto che il concordato poi sarà o non sarà in continuità, se questa continuità di fatto c'è, perché questo a noi serve sia per individuare il termine e quindi l'ampiezza del termine. Diciamo che tendenzialmente in un concordato che non ha, evidentemente, dove non c'è una prefallimentare in corso, un termine che viene dato abbastanza tranquillamente va dai 60 ai 90 giorni, ma soprattutto la indicazione della continuità di fatto ci serve per stabilire se nominare o non nominare quello che il commissario o il precommissario, come lo vogliamo chiamare. Perché se ci troviamo di fronte a un concordato che fin da subito si pone come liquidatorio, l'attività è cessata, non ci saranno particolari atti da controllare, le informative non saranno oggetto di un controllo
che possiamo tranquillamente fare noi come collegio, noi il pre-commissario non lo nominiamo, perché comunque, siccome non sappiamo se alla fine verrà presentata la proposta e il piano, è un costo che riteniamo non sia necessario, ma che invece riteniamo più che necessario proprio per quelle ragioni di vigilanza sul fatto che nella fase del preconcordato non si verifichino tutte quei morti sul campo, e comunque per dare un contenuto al nostro potere di vigilanza, che poi vedremo, appunto, è molto complesso configurare, a quel punto noi il precommissario lo nominiamo. E tra l'altro, quando lo nominiamo, come penso voi ormai sappiate, prevediamo anche un fondo spese che deve essere versato per coprire il compenso del precommissario laddove non si dovesse arrivare al deposito della proposta e del piano. Forse non lo dovrei dire, ma in realtà è un obbligo che imponiamo senza sanzione, perché non riteniamo di poter fare derivare delle conseguenze in termini di inammissibilità dal mancato deposito di queste somme. Però ce la leghiamo al dito, per cui se non viene versato, ecco. E soprattutto se la lega al dito il precommissario, che lavorerà gratis nel caso di specie. A questo punto, per quanto riguarda il Tribunale di Modena, gli obblighi informativi imposti sono quelli previsti dalla norma, non ci sono obblighi ulteriori. E c'è da chiedersi a questo punto che cosa, io lo chiamo precommissario giusto per intenderci, insomma, che cosa il commissario giudiziario nominato in questa fase possa fare, cioè se debba limitarsi a guardare le informative, dare i pareri richiesti, oppure se abbia un obbligo di vigilanza più pregnante e fino a che punto possa spingersi. Se ad esempio possa richiedere dati e informazioni più pregnanti rispetto alle informative periodiche che il Tribunale ha imposto. Da questo punto di vista posso dire da un lato che non ha, la sua attività di vigilanza non si limita alla, come dire, a visionare quanto sostanzialmente l'imprenditore gli trasmette periodicamente. Però c'è anche da dire che deve limitare la sua attività, perché in questa fase l'imprenditore dovrebbe essere, come dire, dovrebbe essere impegnato nella predisposizione del piano e della proposta e del piano, per cui richiedergli costantemente informazioni e elaborazione di dati in condizioni che non siano di allerta significa ostacolare l'attività che in quel momento lo dovrebbe impegnare, cioè quella di predisposizione del piano concordatario. A questo punto diciamo che, con riferimento alla possibilità di abbreviazione del termine, è una evenienza che a Modena non si è mai presentata. Noi riteniamo che l'abbreviazione non possa essere tale sostanzialmente da costituire una non concessione, sostanzialmente lo stop alla procedura. Riteniamo che all'imprenditore si debba dare una chance, quindi abbreviargli il termine, ma non renderglielo sostanzialmente inutile. C'è da dire che a volte ci siamo trovati effettivamente di fronte a imprenditori che non hanno fatto assolutamente nulla e che ci hanno chiesto delle proroghe, motivandolo con: non siamo riusciti a trovare nessuno che ci attesti. E questo è successo veramente. Però è così. Non è così frequente, ma è capitato. Con riferimento al controllo sulla gestione in continuità, questo è il problema più grave, cioè sostanzialmente quali sono gli strumenti che ha il Tribunale laddove questa fase di continuità, anche solo di fatto, si riveli gravemente dannosa. Esiste la possibilità, una possibilità di reazione, si riveli gravemente dannosa e dichiaratamente dannosa, per cui interpretando l'atto di frode secondo quello che dice la Cassazione, per cui nel momento in cui un'attività è dichiarata non sei più in presenza di una frode,
che strumenti ha il Tribunale per intervenire bloccando, evidentemente evitando che si producano i morti di cui parlava il professor Galletti, che strumenti ha il Tribunale? È molto difficile dare una risposta sulla base delle norme così come sono strutturate, proprio perché è difficile configurare un atto di frode che sia dichiarato, e quindi riteniamo che l'unica possibilità, che quindi però deve essere limitata a delle ipotesi particolarmente gravi, cioè in cui la continuazione dell'attività sia palesemente dannosa e soprattutto non sia indirizzata alle finalità proprie del concordato. Il caso che al momento del tutto teorico che ci è venuto in mente è quello di commesse manifestamente onerose e aleatorie che l'impresa accetti in questa fase e che configurino un rischio assolutamente sproporzionato rispetto alla fase che sta vivendo. In questo caso noi riteniamo che la continuazione dell'attività a queste condizioni possa costituire un atto di straordinaria amministrazione non autorizzato e non autorizzabile peraltro, e quindi che la procedura possa essere bloccata con la motivazione del compimento di attività straordinaria rispetto alla particolare situazione che il concordato, che l'imprenditore in preconcordato sta vivendo, in cui lui sostanzialmente può continuare a gestire, ma deve farlo con una serie di cautele che non gli consentono quantomeno di compiere attività palesemente rischiosa. Oltre a questa possibilità, è difficile pensare a un intervento, perché l'articolo 186 bis, che pure il professor Galletti ha evocato, è chiaramente strutturato su una proposta già presentata, per cui questa manifesta dannosità della prosecuzione della continuità non può servire a bloccare la procedura in fase di preconcordato, perché la norma appunto si riferisce a una proposta già, a un piano già presentato e a un concordato già ammesso. Quindi direi che al momento l'unica possibilità, peraltro teorica appunto perché non si è mai verificato il caso, è quella di configurare attività di straordinaria amministrazione non autorizzata. E passiamo adesso appunto a parlare di questi atti urgenti di straordinaria amministrazione che il Tribunale può trovarsi a dover affrontare a seguito di una richiesta di autorizzazione che l'imprenditore gli sottoponga. E quindi, al di là di quella disclosure di cui vi ho parlato all'inizio, che secondo noi è necessaria per capire che tipo di imprenditore abbiamo davanti, adesso quando ci viene chiesta l'autorizzazione di un atto urgente di straordinaria amministrazione abbiamo evidentemente necessità di informazioni aggiuntive e potremmo avere a disposizione anche un precommissario che ci dà una mano nel capire che cosa ci viene chiesto di autorizzare, quali siano le condizioni. Intanto facciamo un passo indietro, diamo la nozione di atto di straordinaria amministrazione che è stato elaborato dalla giurisprudenza sul 167,2 e che richiede una valutazione in concreto dell'atto, non in astratto. Quindi oltre agli atti come li è previsti tipicamente dalla norma del 167, possiamo definire atto di straordinaria amministrazione quegli estranei all'ordinaria gestione dell'impresa che sia idoneo a diminuire l'attivo o aggravare le passività in danno della massa dei creditori. E possiamo anche configurarlo in relazione alla proposta e al piano concordatario che l'imprenditore intende presentare o ha presentato, nel senso che ciò che è esorbitante, chiaramente in conflitto con quel piano, con quella proposta, evidentemente sarà un atto straordinario circondato di particolari cautele e a volte non autorizzabile, peraltro. È quindi fondamentale, per capire se autorizzare o meno un atto in questa fase, comprendere se la prospettiva sia meramente liquidatoria e di continuità, perché anche attività di ordinaria gestione, se il concordato è
o sarà liquidatorio sono atti eccedenti l'ordinario, come può essere ad esempio la vendita del magazzino. Ci troviamo di fronte spessissimo a imprenditori che in fase di preconcordato, pur essendo ad attività ferma e avendo intenzione di presentare un concordato liquidatorio, vendono il magazzino pensando di valorizzarlo al meglio senza porsi assolutamente il problema di essere autorizzati. Da questo punto di vista, un problema che vorrei segnalare è quello della liquidazione anticipata, in generale della esecuzione anticipata del concordato con richiesta appunto di autorizzazione di atti urgenti. Intanto bisogna chiedersi se è possibile una liquidazione anticipata e se e a quali condizioni è autorizzabile. La risposta che noi come Tribunale diamo è che evidentemente, poiché siamo in una fase, come dire, particolarmente anticipata della procedura, non solo, ma tendenzialmente l'esecuzione segue a un voto favorevole dei creditori che in questa fase non sono assolutamente coinvolti, perché anche laddove dovessero venire sentiti la loro audizione ha evidentemente una funzione diversa. Allora, sono autorizzabili degli atti di liquidazione o degli atti di esecuzione? La risposta non può che essere positiva, ma evidentemente le condizioni devono essere estreme. Sostanzialmente la norma già ci dice che comunque in questa fase gli atti di straordinaria amministrazione sono solo quelli urgenti e quindi l'urgenza la dobbiamo verificare, e poi evidentemente si deve valutare una vantaggiosità per i creditori che deve essere palese. I casi più evidenti sono quelli di beni a obsolescenza rapida, come sono ad esempio le autovetture o altri macchinari, oppure il caso della necessità di vendita per la liberazione di immobili che siano sostanzialmente di terzi e per i quali l'imprenditore paghi un canone o possa pagare un'indennità di occupazione. In questi casi la liquidazione anticipata può essere autorizzata. Sì, diciamo che salvo il caso in cui si debba realmente provvedere con estrema urgenza, sarebbe opportuno che un minimo di competitività di questa attività liquidatoria fosse prevista. E devo dire che io ho visto delle richieste strutturate in questo senso, con quindi delle mini procedure competitive fatte per liquidare in questa fase e per dare quindi la garanzia che la liquidazione sia trasparente e vantaggiosa. Diciamo subito che non sono atti di straordinaria amministrazione la cassa integrazione e i licenziamenti. E invece, se nell'ambito della mobilità io voglio accordare degli incentivi all'esodo, beh, allora è il caso che mi munisca di un'autorizzazione del Tribunale. C'è il problema dell'incarico ai professionisti che debbono aiutare a predisporre la proposta e il piano. Intanto ci dobbiamo chiedere se è un atto che necessita di autorizzazione, perché alcuni tribunali richiedono l'autorizzazione e a me è capitato che me l'abbiano chiesta. Io ritengo che in sé per sé l'autorizzazione al conferimento dell'incarico non sia necessaria, perché l'atto è chiaramente, con riferimento al momento che l'imprenditore sta vivendo, è chiaramente non esorbitante. Quello che può essere esorbitante è il compenso che viene pattuito, e quindi direi che laddove il compenso sia assolutamente in linea con tariffa non si usa più, con i parametri e comunque con le valutazioni di mercato, non serve assolutamente alcuna forma di autorizzazione. Devo anche dire però che quando invece per varie ragioni questi compensi assumano una certa significatività, sarebbe il caso che l'autorizzazione venisse richiesta e soprattutto che la significatività di questi compensi venisse manifestata e motivata, il che significa che il Tribunale autorizzerà l'incarico a quelle condizioni, ma quelle condizioni saranno state in qualche modo vagliate. C'è anche da dire che ci stiamo orientando nel ritenere, ovviamente, al momento in termini di moral suasion, nel senso di
far sì che i compensi complessivamente pattuiti in favore di chi opera per la predisposizione di, appunto, del piano concordatario non superino nel loro complesso i compensi degli organi della procedura, commissario giudiziale, commissario liquidatore e stimatore, ritenendo questo una sorta di tetto massimo che appunto può essere sforato, ma a questo punto deve essere motivatamente sforato e può necessitare di una autorizzazione espressa. E parleremo dopo del pagamento degli acconti. Parleremo successivamente della possibilità di pagamento di acconti ai professionisti. E parliamo invece rapidamente dei finanziamenti interinali, quali peraltro hanno una propria disciplina tipica e ben definita dal 182 quinquies, sia come tipo di atto sia come presupposti. E peraltro noi riteniamo che laddove il finanziamento interinale venga richiesto ad ammissione già avvenuta, quindi si applica il 167 e la speciale attestazione che viene richiesta non sia necessaria. Dobbiamo dire che i finanziamenti interinali non sono limitati alla mera ipotesi di concordato in continuità, ma possono essere richiesti anche in un concordato liquidatorio. Il senso del finanziamento interinale deve essere quello o di sostenere la continuità, ovvero in caso di liquidazione conservare e valorizzare l'attivo in vista della cessione. La migliore soddisfazione che si richiede di attestare, a nostro avviso, si valuta sulle alternative possibili. Questa è la prospettiva nel quale si deve mettere l'attestatore. Quali sono le alternative possibili al finanziamento di cui si chiede l'autorizzazione? E in caso di continuità la valutazione è doppia, cioè quali sono le alternative possibili e laddove si finanzi sostanzialmente la continuità, se essa sia a sua volta funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. Anche qui quindi ci vuole un importante disclosure su che cosa l'imprenditore andrà a proporre ai suoi creditori, perché l'atto, l'autorizzazione a contrarre finanziamenti, peraltro con garanzie e con caratteristiche anche semplicemente indicate per entità e tipologia, e la gravosità che ne comporta richiede che una valutazione particolarmente attenta da parte del Tribunale e un'assunzione di responsabilità particolarmente forte da parte dell'attestatore. Parlerei adesso, io non so se il tempo che ho a disposizione è ancora molto, vorrei cercare di trattare tutto e poi lasciare spazio agli aspetti critici sui quali ci vogliamo soffermare, sia noi relatori sia per rispondere a delle domande. Però mi interesserebbe parlare del pagamento dei crediti anteriori, perché su questo punto c'è molta, molta confusione, o comunque ci sono molti orientamenti diversi, cioè veramente tribunale che vai, prassi che trovi. Allora mi interessa segnalare innanzitutto qual è l'idea del Tribunale di Modena. Teniamo conto che il pagamento di crediti anteriori, nel pagamento di crediti anteriori viene in rilievo il principio della par condicio creditorum con riferimento al patrimonio del debitore, quindi sostanzialmente si va a violare tendenzialmente la par condicio. Innanzitutto diciamo che non rientrano nella problematica dei pagamenti da autorizzarsi quelli che vengono effettuati da un terzo senza obbligo di restituzione o comunque con finanza esterna, questo a prescindere dal fatto che l'esclusione sia prevista soltanto per la continuità, oppure evidentemente quando il terzo paghi e si surroghi nella posizione del creditore pagato, perché a questo punto nessuna alterazione della par condicio si è verificata. Tutti gli altri pagamenti di crediti anteriori, compresi quelli astrattamente prededucibili, quindi di crediti che abbiano semplicemente requisito dell'anteriorità rispetto alla apertura della procedura, sono vietati se non autorizzati o non autorizzabili alle condizioni di legge. Questa è la nostra interpretazione, nel senso che a nostro avviso con l'introduzione del 182 quinquies comma 4, che quindi consente il pagamento di crediti anteriori, si è voluta introdurre un'eccezione a una regola che per noi sostanzialmente rimane ferma,
cioè la regola della par condicio. Non si può pagare un credito anteriore, ma non solo non si può pagare senza autorizzazione, ma non viene nemmeno data l'autorizzazione se richiesta fuori dai casi previsti da questa norma. Quindi l'idea che il miglior soddisfacimento dei creditori in sé e per sé, che potesse derivare da quel pagamento fuori dal concorso, possa consentire l'autorizzazione dell'atto e del pagamento stesso, è un'idea che noi non condividiamo. È la ragione per cui, peraltro, e qui è la tematica, tutt'altro che infrequente, delle rateizzazioni con l'Agenzia delle Entrate e con l'INPS. Qual è il problema? Il problema grosso è che spesso ci viene richiesto sia di autorizzare, c'è l'avvocato Mango che mi guarda perché è in corso in questa problematica, diciamo. Sostanzialmente il problema qual è? È che spesso ci viene richiesto di acconsentire al pagamento nell'ambito di rateizzazioni o già pattuite o pattuite in costanza di procedura, sul presupposto che questo comporti un vantaggio per i creditori per sostanzialmente la riduzione delle sanzioni che dalla rateizzazione deriva. E quindi solo per il fatto che questo vantaggio vi sia, viene richiesta l'autorizzazione. Noi riteniamo di non doverla dare. Riteniamo che anche in questo caso siamo di fronte a un'ipotesi in cui viene richiesto un pagamento di credito anteriore fuori dall'unica possibilità che l'ordinamento ci consente, che è quella della continuità e dei crediti per accedere a servizi e forniture essenziali. Da questo punto di vista ve lo cito e vi leggerei anche alcuni passaggi di un decreto di febbraio di quest'anno che si è appunto, con cui il Tribunale si è appunto pronunciato sul caso dell'avvocato Mango, e che è particolarmente significativo perché, seppur citando della giurisprudenza antecedente alle modifiche del 2012, ci ricorda effettivamente l'eccezionalità dell'ipotesi di un pagamento di credito anteriore e nell'ambito di questo principio tassativo individua il decreto, riportandosi a questa giurisprudenza, due uniche ipotesi, che sono quella del 182 quinquies evidentemente, ma anche l'ipotesi poi di pagamento, di possibilità di pagamento di crediti anteriori che siano prededucibili. E qui abbiamo, rincontriamo la problematica degli acconti ai professionisti. E prima però vorrei dire soltanto una cosa: nel momento in cui viene autorizzato un pagamento di credito anteriore, per noi quel credito esce dal concorso. Questo significa che se è stato pagato un creditore che certamente sarebbe stato un chirografo, noi non gli richiediamo indietro i soldi se la proposta prevedeva una falcidia dei chirografari. Quel credito e non vota, quel credito è semplicemente uscito dal concorso, è diventato una sorta di prededuzione e del resto è strutturata come tale, perché quella sua funzionalità alla prosecuzione della continuità e la continuità funzionale al migliore interesse dei creditori è di fatto la definizione che diamo di prededuzioni in funzione di una procedura, quindi lo togliamo dal concorso. Ora, io a questo punto vi rinvio questo decreto che purtroppo non è edito, ma insomma è a disposizione eventualmente nei miei appunti di chi lo voglia leggere. Parlerei appunto della problematica degli acconti ai professionisti molto rapidamente. In realtà, di fatto, l'abrogazione della norma di cui avete già lungamente parlato per noi non ha comportato grossissimi cambiamenti, perché il nostro orientamento, l'introduzione più che altro della norma e la sua abrogazione,
non hanno scalfito la convenzione del Tribunale di Modena sul fatto che sicuramente prededucibili siano i crediti, diciamo, che derivino dall'ordinaria gestione o dagli atti di straordinaria amministrazione che siano stati autorizzati. Questo lo dice il 161, non si vede perché si debba negare questa prededuzione. Tra l'altro, a mio avviso, è particolarmente dannoso che il Tribunale riveda la in fase di fallimento la prededuzione di crediti che sono stati dalle norme o dallo stesso tribunale dichiarati prededucibili, perché laddove la prededuzione c'è va riconosciuta. Al più si deve circondare di maggiori cautele la fase che le prededuzioni genera, come diceva il professor Galletti, ma poi non riconoscere le prededuzioni ci sembra, soprattutto laddove si è generato questo affidamento, ci sembra assolutamente sbagliato. E veniamo quindi alla problematica dei professionisti. Mi sento un pochino, come dire, sotto osservazione, vista la platea e visto il fatto, la frequenza con cui la problematica si è posta. Noi ci siamo sostanzialmente orientati a ritenere che questa prededuzione, che pure riteniamo ovviamente oggi non è più in discussione, che i compensi dei professionisti abbiano, sia una prededuzione potenziale. Nel senso che la natura prededucibile si afferma solo se la soluzione concordataria sia ritenuta rispondente allo schema causale. E quindi il concordato si è ammesso. Se è utile, sì. Ma utile quantomeno nel senso che abbia condotto all'ammissione. Poi se i creditori quella soluzione concordataria non l'hanno gradita, non importa. Il problema più grosso potrebbe esserci per la revoca. Non ci siamo mai dovuti cimentare con la problematica, almeno non io personalmente, in realtà il Tribunale forse in precedenza sì, ma evidentemente è forse l'ipotesi più problematica per chi condivide la tesi per cui è necessaria l'ammissione alla procedura perché quella prededuzione si configuri come tale. A questo punto questo cosa significa in termini di pagamenti degli acconti? Che il Tribunale non autorizzerà mai un acconto prima dell'ammissione, ma una volta che il concordato sia stato ammesso potrà autorizzare il pagamento di quel credito anche se anteriore, perché la sua prededucibilità è venuta in luce e appunto il fatto che si sia in presenza di un credito prededucibile lo sottrae al concorso e ne consente il pagamento come atto autorizzato, come già la Cassazione nel 2007 aveva indicato. Vi dico solo il riferimento: la sentenza è la 578 del 12 gennaio 2007. A questo punto possiamo, se il tempo sono, diciamo che lo abbiamo il tempo, poi magari approfondiremo e discuteremo altro. Parliamo di sospensione e scioglimento dei contratti, che è un'altra di quelle problematiche che soprattutto nella fase di preconcordato grossi problemi generano e soprattutto che ha visto soluzioni giurisprudenziali di ogni tipo, sia sulla problematica, diciamo, a monte, cioè l'ambito applicativo della norma, che contratti possono essere sciolti e quindi sostanzialmente dell'identità o meno fra il 169 bis e l'articolo 72. Da questo punto di vista do subito la soluzione che noi come Tribunale abbiamo adottato, per cui riteniamo che l'ambito applicativo delle due norme differisca e quindi sostanzialmente sia legittimo lo scioglimento, che non è una risoluzione civilisticamente la conosciamo, di contratti che siano semplicemente pendenti e quindi anche di contratti unilaterali o parzialmente adempiuti. Chi la pensa così, ci sono moltissimi tribunali, forse sono la maggioranza quelli che ormai si sono orientati a ritenere che l'ambito applicativo sia più ampio del 72 e che quindi le uniche ipotesi escluse siano quelle espressamente escluse dal 169 bis, chi ritiene questo quindi lo fa dando rilievo al tenore letterale del 169 bis, che è diverso dal 72, e nonché appunto dal fatto che la deroga alla possibilità di scioglimento è espressamente prevista e tipizzata dalla norma stessa.
Mi interessava poi riportarvi la definizione che Fabiani ha dato di questo ambito applicativo, che mi sembra particolarmente corretta. Sostanzialmente dal perimetro del 169 bis fuoriescono solo quei contratti il cui rapporto non prevede alcuna esecuzione che non sia il pagamento da parte del debitore concordatario di un debito scaduto. E qui sorge il problema sia degli autoliquidanti, che pure molto ha impegnato la giurisprudenza di merito, e sia poi del mutuo. Sugli autoliquidanti, oggi come oggi, siamo di fronte a posizioni abbastanza definite fra chi ritiene che possano essere sciolti e che venga meno anche il patto di compensazione, e quindi sostanzialmente dallo scioglimento in poi non possano più essere trattenute e compensate le somme da parte della banca, a chi ritiene che questi non siano dei contratti, ma quindi semplicemente delle posizioni di credito o di debito isolate, non più contrattuali, e quindi che non siano contratti passibili di scioglimento. Noi riteniamo che siano passibili invece di scioglimento, che quindi siano dei contratti in corso di esecuzione, dei contratti pendenti, perdonate, e che quindi siano sia possibile sia sospenderli che scioglierli. Il problema più grosso invece lo abbiamo per il contratto di mutuo, perché nel contratto di mutuo viene in rilievo l'articolo 55, che pure è richiamato dal 169, che ci dice sostanzialmente lo leggo perché, per farvi capire qual è il problema, perché da questo punto di vista Fabiani, quando ha dato la definizione che vi ho letto, la integra dicendo che che non sia il pagamento di un debito scaduto o anche non scaduto, ma senza che la parte in bonis debba più fare alcunché, nella cui definizione sembrerebbe potersi far rientrare il mutuo anche sulla base del tenore appunto dell'articolo 55, grazie, che ci dice che i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti all'effetto del concorso alla data di dichiarazione del fallimento, ma che e quindi sostanzialmente che nel caso di mutuo noi ci troveremmo di fronte semplicemente a una situazione di debito e che il contratto non è passibile di scioglimento. In realtà, in sé per sé così detta, non sembra una questione particolarmente problematica, ma il problema è che in alcuni casi l'imprenditore potrebbe avere interesse a proseguire quel contratto di mutuo, cioè a considerarlo un contratto che non si scioglie ma che prosegue, ad esempio perché è irregolare ammortamento e perché le sue condizioni, le condizioni di quel mutuo sono particolarmente vantaggiose, e laddove lui dovesse invece considerarlo un contratto che non è un contratto, bensì semplicemente un debito che si considera scaduto alla data del ricorso, si troverebbe per pagarlo eventualmente per pagarlo nell'ambito del concordato, a dover contrarre dei finanziamenti ben più onerosi. Per cui probabilmente è un vantaggio considerarlo come un contratto che può essere sciolto o che può essere proseguito. Da questo punto di vista mi limito a dire che quando si predispone una proposta, un piano, ai contratti che sono in corso bisogna fare particolare attenzione, perché sono un'altra di quelle fonti di morti sul campo che spesso viene sottovalutata, e soprattutto nell'incertezza giurisprudenziale attuale, per cui non si sa da che momento abbia effetto lo scioglimento, quindi se retroagisca o non retroagisca, bisogna tenere conto che tutto quello che viene prima della comunicazione che l'imprenditore fa dello scioglimento del contratto debitamente autorizzato da parte del tribunale, salvo che il contratto non fosse stato già sospeso prima, tutto quello che è maturato fino a quella lettera potrebbe essere una prededuzione. Quindi a questo bisogna dare particolare attenzione quando intanto
nel porsi il problema di fare subito la domanda di sospensione e poi di scioglimento senza soluzione di continuità, e poi nel valutare le prededuzioni che sono maturate. L'ultima notazione sulla sospensione e scioglimento dei contratti: attenzione, nei contratti in cui c'è un sinallagma, non è che io posso sospendere, sciogliere, continuare ad utilizzare il bene e non pagare più nulla a chi me l'ha dato in locazione. Se io decido di sospendere e sciogliere, lo devo mettere a disposizione da subito, non lo devo più usare. Questa sembra una sciocchezza, perché, come dire, è una considerazione di civilistica evidente, però non è così evidente all'imprenditore. Il leasing si arrabbia un pochino, nel senso che noi continuiamo a utilizzare il suo bene, non gli paghiamo i canoni perché gliel'abbiamo sospeso o addirittura gliel'abbiamo sciolto, e poi gli diciamo soltanto che ha diritto all'indennizzo in chirografo. Quindi se chiediamo lo scioglimento, teniamo conto che o la sospensione, noi quel bene lo dobbiamo rimettere a disposizione di chi ce l'ha dato in locazione. Quindi dobbiamo fare bene i conti se effettivamente riusciamo a darglielo immediatamente oppure ci abbiamo bisogno di un po' di tempo per liberarlo e restituirlo, perché quelle sono prededuzioni. A questo punto torniamo al passaggio precedente, cioè al fatto che il Tribunale di Modena oggi, dopo aver prima aderito alla tesi per cui si poteva sciogliere anche in fase di preconcordato, ha ritenuto che invece in questa fase, sostanzialmente non tanto su un dato letterale che ha una certa, sconta una certa ambiguità, ma su un dato, come dire, struttura dell'istituto, che in questa fase sia possibile soltanto la sospensione del contratto con una funzione evidentemente cautelare, alla quale può seguire lo scioglimento, soltanto a questo punto richiesto con il deposito della proposta e del piano, che peraltro è il momento in cui effettivamente, facendo io una disclosure totale su quello che sono il modo attraverso il quale la proposta e il modo attraverso il quale intendo darle esecuzione, sono in grado di dire con chiarezza di quali contratti avrò bisogno per realizzare questo mio progetto e di quali contratti non ho più bisogno. E quindi diciamo che sostanzialmente la sospensione, non dico che viene data al buio, ma la tipologia di informazioni che devono essere date, o comunque il grado di pregnanza di queste informazioni, può essere più limitato, perché mi trovo di fronte a un provvedimento che è semplicemente di sospensione e quindi con una funzione al momento di cautela. Con riguardo allo scioglimento dei contratti, la nostra impostazione evidentemente sconta un problema di discrasia temporale, poiché abbiamo visto che con la domanda prenotativa posso arrivare con le proroghe fino a 180 giorni, attenzione, perché invece la sospensione, per come è strutturata, arriva al massimo a 120. Quindi io potrei avere 60 giorni non coperti dalla sospensione, e quindi devo, a nostro avviso, affrettarmi a depositare la proposta e il piano se voglio chiedere lo scioglimento senza soluzione di continuità con la sospensione, per evitare quelle prededuzioni di cui abbiamo discusso. Mi fermerai qui e lascerei al proseguo, come dire, altre questioni che sicuramente sorgeranno. Grazie. Se qualcuno ha qualche domanda, ovviamente, da porre. No, ce le facciamo da soli? Sì. Sì, l'avvocato Sovieni.
A mio avviso sì, ed è però evidente che la problematica dovrà essere affrontata in ambito di giudizi ordinari che ad un certo punto avranno ad oggetto nelle fasi esecutive del concordato il diritto o meno di quel creditore a ottenere il pagamento integrale come prededuzione, ovvero falcidiato nei limiti dell'indennizzo, ovvero laddove il concordato poi alla fine non arrivi ad essere omologato, quali sostanzialmente siano le sorti ad esempio nel caso di autoliquidanti. È un grosso problema, la norma purtroppo non si fa carico neanche di dirci da che momento opera lo scioglimento, ad esempio, tanto che ci sono tribunali che dicono dal momento in cui tu hai fatto l'istanza per essere autorizzato, altri che dicono che lo scioglimento retroagisce. Secondo me non è possibile che sia così, perché appunto non è una risoluzione civilistica e quindi a mio avviso opera ex nunc. Secondo me la ricostruzione più coerente, dato che si parla di autorizzazione, quindi sostanzialmente di un atto che serve a rimuovere un limite legale, ma che poi comunque lascia sostanzialmente libero chi quell'autorizzazione ha richiesto di fare la dichiarazione di scioglimento, secondo me opera da quando la dichiarazione di scioglimento viene ricevuta. E tra l'altro io impongo, quando lo scioglimento viene chiesto a me, impongo siccome noi invece non facciamo l'audizione della controparte contrattuale, io impongo al commissario di controllare se quelle comunicazioni di scioglimento sono state inviate e quando, perché appunto potendo sorgere prededuzioni da quel contratto fino a quando non sia stato sciolto, e comunque essendo necessario valutare la misura dell'indennizzo, secondo me è molto importante valutare se è stato sciolto. E a mio avviso lo scioglimento deve intervenire prima del voto, prima dell'adunanza, perché se no tu a quel creditore gli togli proprio tutti i suoi diritti, cioè gli dici non ti sento perché tu sei in una posizione sostanzialmente di soggezione rispetto a un diritto potestativo che l'imprenditore ha e che ha come unico limite, a mio avviso, la conformità alla proposta concordataria, al piano che lui vuole presentare. Quindi io non ti sento, in più non so neanche se ti hanno sciolto o non ti hanno sciolto, e quindi non ti ammetto al voto nell'unica sede in cui un contraddittorio ci può essere, che è quello di adunanza, quindi io faccio verificare con particolare attenzione al commissario che quello scioglimento sia stato poi effettivamente comunicato e le conseguenze che ne sono derivate. No. Funziona. Ah, ecco, forse è così. No, tornando sui moti sul campo, che sono la regola nei concordati in continuità aziendale, anche perché una società che presenta una domanda di continuità aziendale ha normalmente un rapporto tra capitale circolante e indebitamento a breve catastrofico, e quindi è assolutamente normale che nel periodo che precede la presentazione della domanda definitiva, che può anche essere abbastanza lungo, può arrivare a 180 giorni, la società continui ad accumulare gravi perdite. E qui però voglio dire, bisogna guardare con molta attenzione questa cosa, perché è normale che una società che presenta domanda di continuità si trovi in una situazione di grave squilibrio finanziario, ed è normale che per raddrizzare questo squilibrio finanziario abbia bisogno di parecchio tempo, che può essere un anno e mezzo. Io è evidente che l'unico modo che ha il tribunale per esercitare
un controllo che eviti veramente delle catastrofi, no? È che quando si presenta una domanda di concordato in bianco in vista della presentazione di una domanda di continuità, e lo si deve dire perché si continua a lavorare, e quindi io credo che il Tribunale possa imporre che con la domanda sia presentato già un piano finanziario che prevede le perdite che si accumuleranno quantomeno nei 180 giorni, cioè, in modo da dare la possibilità, perché sarebbe troppo semplicistico dire perde 100.000 euro ogni mese, allora niente, chiudiamo. No, perché, ripeto, la continuità aziendale presuppone che le perdite continuino, insomma, è inevitabile, a meno che non ci sia il famoso investitore straniero che arriva con un pacco di soldi, ma queste sono cose che io non mi sembra di aver mai visto, insomma. Quindi non so se il Tribunale possa imporre una cosa di questo genere. È certo che la rivisitazione che è stata fatta del 161, l'ultimo comma, no? Che impone al commissario di verificare, potrebbe giustificare, secondo me, la facoltà del Tribunale di richiedere nelle domande di concordato in continuità, che si prestano molto spesso al rischio appunto di lasciare tanti cadaveri alle proprie spalle, ecco, di richiedere immediatamente la presentazione di un piano finanziario che consenta al commissario poi di fare delle verifiche e anche di prendere atto che la società perde, ma questo era già stato previsto. Posso dire una cosa? Ecco, qui c'è qualche tribunale che lo sta già facendo, per esempio Bologna, Milano un po' meno, però insomma, Bologna lo sta già facendo, chiede che sia subito presentato un budget di cassa. Ecco, qual è il problema? Forse io ho dei dubbi che sia possibile obbligare il debitore a redigere questo documento, perché non è in realtà un obbligo informativo, però bisogna considerare una cosa, questo budget ci deve essere se il tentativo è razionale. Nel senso che il debitore che dice non ce l'ho, non lo voglio redigere, beh, insomma, cominciamo a entrare in un'ottica, in un terreno un po' minato. Ma vi ricordate la vecchia amministrazione controllata? Non c'era scritto che il debitore doveva presentare un piano, eh? C'era scritto da qualche parte, no, diceva comprovate possibilità di recuperare, a parte che non aveva senso in italiano, ma comunque. Ma i tribunali professionalizzati, quelli che non facevano le controllate così tanto per sport, e se non c'era il piano dicevano che non c'erano le comprovate possibilità, perché il modo in cui è ragionevole tentare una ristrutturazione è pianificandola, eh? Quindi forse si può arrivare, sì, forse si può valorizzare proprio la norma che chiede di verificare che si stia facendo tutto quello che è necessario per presentare il piano, con conseguente possibilità di abbreviazione dei termini se questo manca. Io poi in realtà devo dire che appunto quando parliamo della manifesta dannosità ho davvero dei grossi problemi, perché manifesta per me significa che devo capirlo anche io che aziendalista non sono. Solo che la verità è che la fase della procedura è una fase drogata da tutti i punti di vista e tu spesso non hai un budget che tenga conto del fatto che è una fase drogata, e questo è un altro problema. Drogata nel senso che da un lato sei in una posizione di vantaggio perché non devi pagare il pregresso e mentre continui o potresti continuare a riscuotere i tuoi crediti, e dall'altro sei in una fase di limbo in cui il mercato forse non ti dà fiducia, ma non significa che non te la darà, e quindi io ho delle grosse difficoltà io come giudice a capire quando mi trovo in presenza di quella manifesta dannosità. E appunto quando dicevo che in fase di preconcordato stiamo molto attenti a ritenere che la continuità sia dannosa, deve esserlo proprio in maniera palese, è di questo che stiamo parlando, noi lo sappiamo che le perdite ci sono,
Vorremmo poter conoscere quali sono e quanto sono state preventivate, questo sì, per cui quello che diceva l'avvocato Mango mi pare assolutamente corretto. Dico una cosa, ma il Bankruptcy Code prevede addirittura che non sia ammissibile la petition, la domanda di concordato in bianco, se prima non si è andato dai professionisti che abbiano fatto un piano finanziario. Cioè è il presupposto addirittura di ammissibilità. Infatti è una cosa sacrosanta, lo squilibrio finanziario c'è per forza, perché se non c'è lo squilibrio finanziario non, quando si legge, sì certo, non si ammette alla... Possiamo chiudere qui. Ringraziamo... Ciao Enrico. E ringraziamo i relatori, anche a nome di tutti del Consiglio dell'Ordine, per le loro relazioni chiare, esaurienti, dotte e interessanti.